La canonica anche quella dei contadini passata. È passata. Passata. Era sempre sua. Perché c'è di aver detto. No, gli ho detto di iniziare alle 9:30, poi c'è un pugno di da fare. Se tardi 5 minuti. Alle 9 erano quasi tutti lì, Vedi? Anche i mezzi, Anche i mezzi. Lo senti, il Bellacchi si definisce mezzo, sarà a mezzo? No, no, è... 20%, lui è come il Dino, la donna io, no, 22%, 50% va bene. 22%. Mezzo, 22%, 22%. No, no, no. Però poi... È più imprenditore lui di tanti altri. Imprenditore? Sbagliamo, ci ha messo. Venerdì, pomeriggio, sabato e domenica sono stato sempre soltanto pochi importanti. E ci sto tanto volentieri. Qui sta bene, Ho stato vedesse tante volte se potesse segnare. Il Cristo ci dà la realizzazione. Dov'era seminato? Ma che ha fatto? Ha preparato il terreno? Ma ha visto anche lui, Sì, lo testimone. Testimone. Ma che faceva? Bendacchi vuole provare a seminare. E la mia moglie, lui gioca. Sta giocando da professore nuovo. Ah, ne abbiamo trattato un'altra volta? No, un'altra volta no. Che dice, siamo a te tanto comprati. Che era? Quando ce l'hai? Chi ce l'hai? Ma chi è il giundì? No. Marco Vuota. Marco Vuota? Io l'ho comprato per un motivo che devo, non lo posso pubblicizzare tanto, ma non pensavo andasse bene per me. Io te lo sai, io sono fissato. Va bene, il Kubota? Sì. L'ha fatto trollare, se ha norma sulla sicurezza? Le fosse giapponesi, non ti approfitta troppo. Giapponese è Kubota? Era una società con chi tu vendi. Kubota. Non lo sapeva, era giapponese. Giapponese. Ma lo vende cosa, no? Ma poi lui, no? Chi lo vende? Rinaioli. Lo vende anche la ditta Bernino di Poggio Bonzi. L'ingegnere tarda. Si inizia la cosa. Vai, vai. Quando l'ingegnere. Che ore sono? Sono quasi 10, bisogna iniziare, via. Attento al 10, vedi? Vai. Io penso sì. Proviamo. Pronto? No. Pronto? Ti conviene prendere questo. Vieni qua, vieni. Vabbè, ma penso che. Prendi questo, ma io penso si senta lo stesso. Se... Ah, devi un po' più. Disinfettare. Sì, infatti. Allora disinfettiamo. Buongiorno a tutti, allora io sono Cosimo Righini, lavoro in Cia Toscana, faccio soltanto un piccolo cappello breve stamattina perché siete qui, perché veniamo con un Eccolo l'ingegnere Ricciardo. Allora ormai aspetta un secondo, si fa accomodare l'ingegnere. Avete acceso qualcosa che da ogni giorno si c'era il microfono, ma... Io il telefono, guarda. Ma questo funziona, Cosimo? Funziona. Io il telefono l'ho anche spento. Poi spengiamo quello. Non vedi che stai più vicino. No. È acceso? È acceso? Sì, sì, acceso. Allora spengi quello che hai fatto. Pubblico. No, ma secondo me non è questo. Ma prima non c'era. Prova? No, questo è spento. Prova. Ora spero era quello. Era quello. Sì, questo fa un ritorno. Ora va. Ora va. Vai. Ecco, dicevo, buongiorno a tutti, vi risposto qua perché vi volevo far vedere il progetto Coltiva le reti. Quindi misura 1.2, è una misura che ci vedrà impegnati sia Toscana, Agricoltura Emilia Giulia e Grosseto nell'ambito appunto dell'organizzazione di incontri come quello di oggi, seminari, convegni, riguardo a queste tematiche qui che sono chiaramente di interesse del settore agricolo.
Stamattina ne parleremo di acqua, ma nei prossimi incontri che organizzeremo parleremo di innovazione, parleremo di condizionalità, parleremo di difesa del suolo, parleremo di paesaggio, biodiversità, parleremo di energie, parleremo del settore forestale. Io intanto vi ringrazio tutti per essere qui chiaramente stamattina, ringrazio sia Grosseto per l'organizzazione, diciamo, di questo seminario. Non vi taglio oltre, se non che all'interno delle cartelline che vi abbiamo consegnato stamattina c'è un questionario di valutazione dell'iniziativa di oggi e vi ritrovate anche una scheda riepilogativa di alcune visite guidate che faremo nell'ambito di alcuni gruppi operativi che come CIA Toscana gestiamo. Ora le visite guidate che faremo, questo vi aspetto, le visite guidate che faremo sono riportate molto brevemente, molto sinteticamente per quanto riguarda il periodo, quindi chiaramente la manifestazione che esprimerete non è vincolante in alcun modo, ma ci serve chiaramente per capire se eventualmente possiamo ricontattarvi nel momento che saranno dettagliati maggiormente i programmi. Sono diversissimi i gruppi operativi di cui ci organizziamo, di cui ci occupiamo, si parla di valorizzazione delle produzioni locali, valorizzazione dell'olio, gestione della risorsa idrica, biofertilizzazione dei terreni, sono diverse, quindi qualcuno di voi è venuto anche con noi in una prima visita organizzata per i biofertilizzanti e vi chiederei anche questo al termine del convegno di stamattina di lasciare il questionario in modo da poterli raccogliere e poi successivamente se siete interessati ricontattarci. Io a questo punto lascio la parola al direttore Rapazzi che modererà i lavori di oggi e vi ringrazio nuovamente per essere qui. Si sente, sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, mi preme innanzitutto ringraziare il professor Luca Incroci dell'Università di Pisa che è qui tra noi, l'ingegnere Ricciardi della Regione Toscana e il presidente del Consorzio Bonifica della Toscana Sud, Fabio Bellacchi. Ho salutato anche il presidente Capecchi e dovrebbe raggiungerci a minuti anche il presidente regionale Luca Brunelli della Toscana. Come ha detto Cosimo, la mattinata di stamani di questi seminari, che poi ci saranno durante l'anno anche altri seminari, in altre province hanno avuto una connotazione prettamente ed esclusivamente tecnica. Noi a Grosseto chiediamo scusa, ma stamani riteniamo di fare una parte tecnica, ma anche, diciamo, purtroppo, diciamo, un po' politica. Perché? Perché l'acqua è uno degli argomenti che a Grosseto ne volevamo parlare già da parecchio tempo, anche se sulla stampa noi è da mo che poniamo questo problema. Come dice il titolo, l'acqua è una... è lo sviluppo del territorio, lo condiziona, quindi è una risorsa, un'opportunità, ma è anche una problematica. Da noi l'acqua ce n'è troppa a volte quando piove e ce n'è poca quando servirebbe nell'estate, quindi un po' i cambiamenti climatici che stanno creando questi cambiamenti appunto con piogge torrentizie quando arrivano i periodi soprattutto invernali, e poi si passa a lunghi periodi come quest'anno, il 2021, che ci ha portato praticamente da maggio, siamo arrivati fino ai primi di novembre, si può dire senza piove. Quindi l'acqua, ripeto, è vita, fare l'agricoltura senza acqua è impossibile. Stamani noi cosa vogliamo anche un po' affrontare, visto anche le personalità, quindi penso anche al professore. Quando si parla dell'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura, proprio perché l'acqua ce n'è talmente poca che bisogna anche utilizzarla al meglio. Devo dire che la nostra provincia, potrei dire tutta la Toscana, insomma, la nostra provincia negli ultimi anni l'uso dell'acqua è molto cambiata rispetto all'irrigazione tradizionale che facevamo 15-20 anni fa. Quindi oggi viene molto usato appunto d'acqua di irrigazione a goccia, possiamo fare ancora meglio, poi il professore magari ci potrà dare qualche chiarimento. Il problema dell'acqua appunto però è che ci deve essere, e quindi gli argomenti che stamani e più volte sulla stampa abbiamo riportato è
che le problematiche che noi abbiamo. Ho detto carenza, ma dico anche problema di cuneo salino, perché poi è tutto condizionato all'acqua. Cuneo salino che dai dati che ci vengono forniti ormai si può dire che è all'Aurelia, e quindi ho le problematiche ambientali ne consegue. Vogliamo anche affrontare il discorso appunto dello sviluppo, insomma sviluppo l'irrigazione, ma per sviluppare il nostro territorio ultimamente c'è un dibattito sulla stampa legato ad esempio agli investimenti in olivicoltura o altre coltivazioni, e questo ci ha fatto un po' preoccupare, non tanto l'investimento in sé per sé, perché poi non possiamo, ci lamentiamo quando i terreni sono abbandonati, quando vengono fatti certi investimenti senza star a discutere se sono giusti o sbagliati, però poi l'acqua diventa un problema se non c'è. E qui abbiamo l'esempio appunto di tutti questi investimenti, la preoccupazione ci viene come associazione è quella che poi si va a creare nuovi pozzi, e se si crea nuovi pozzi, siccome l'acqua serve, che sia il settore orticoltivo ma anche olivicolo, se servono nuovi pozzi il cuneo salino può ancora di più entrare all'interno del nostro territorio. E quindi per questo come confederazione da tempo riteniamo, ripeto, non siamo ingegneri idraulici, però riteniamo che l'uso dell'acqua intesa come invasi, proprio perché cioè piogge torrenziali, metterla da parte come si fa nelle case con i serbatoi e averla poi nel periodo che necessita, riteniamo una cosa opportuna. Per questo chiediamo alla politica, abbiamo chiesto alla regione, speravamo nel PNRR di poter intervenire anche con la realizzazione degli invasi per poter avere quest'acqua, visto che la nostra provincia ha anche una conformità particolare, perché noi abbiamo la pianura e abbiamo tutte le colline da cui provengono i fiumi, i torrenti che potrebbero tranquillamente avere invasi, diciamo pedocollinari, che con questi invasi potremmo garantire l'acqua, soprattutto acqua di qualità, ma soprattutto acqua a costo zero inteso per energetico, perché non ci sarebbe bisogno di doverla usare motori elettrici o motori a gasolio, perché potrebbe essere per caduta, e questo ci risparmierebbe, quindi mettendo l'acqua in falda ci risparmierebbe il fatto di dover appunto fare i pozzi. Però l'acqua è anche nei fiumi, abbiamo anche il problema dei fiumi, di cui per noi è tutto un tema correlato, e quindi quando parliamo di invase, poi magari ingegner Ricciardi da ingegnere idraulico che è ci può dire se la nostra idea è giusta o sbagliata, però noi riteniamo che gli invasi, oltre a fornirci quest'acqua, possa anche, se lo mettiamo nei fiumi, nei torrenti, quando ho detto appunto nei vari capillari a livello territoriale, possano anche laminare le piene, perché quando arrivano, ripeto, le piogge che una volta magari si parlava 100-200 anni, forse siamo capitati proprio nel momento giusto, ma stanno arrivando ora, ogni 3-4 anni si ripetono continuamente. Quindi è uno degli strumenti per laminare le piene, oltre alle famose casse di espansione, però la cassa di espansione, come si dice, lamina la piena, ma non l'accumula. Siccome abbiamo anche la necessità di metterla da parte, quindi è anche questa un'opportunità da fare. Però se poi laminiamo le piene, facciamo gli invasi, però poi secondo noi ci manca una gestione dei fiumi e dei corsi d'acqua. Secondo noi questo è il problema, perché quando arriva le piogge torrenziali, se trova un canale, un fiume pieno, contiene sempre meno acqua di quella che potrebbe contenere, la differenza, come si dice, se ne va fuori. E innanzitutto comincia a fare danni alle imprese agricole, perché dove va bene porta via il raccolto e basta, dove va peggio porta via il raccolto e anche il terreno, e quindi in poche parole si perde la coltivazione, non per un anno ma per più anni. Quindi la gestione dell'acqua noi la intendiamo davvero a 360 gradi per avere questa opportunità. E quindi parlando dei fiumi, parlando degli invasi, che potrebbero essere secondo noi uno strumento utile e dilettevole,
Se non si spegge basta il martello, eh. E l'ultimo dilettevole, diciamo, quindi parlando di fiumi, si diceva più azioni, no? Sicuramente le casse di espansione, sicuramente gli invasi, però anche una gestione dei fiumi credo vada discussa. Qui non so se il professore Incroci e il suo dipartimento hanno una loro teoria anche su questa cosa, oltre insomma alla gestione dell'acqua, però spesso la politica si nasconde dietro anche ad alcune riflessioni che fanno i professori universitari, di cui io devo dire la verità, da mezzo agricoltore, da un quarto agricoltore, non la condivido proprio appieno, cioè ci viene detto che i fiumi non vanno toccati perché non si porta poi il sedimento solido al mare e quindi erosione delle spiagge. È vero sicuramente, nessuno lo mette in dubbio, però io credo che ci serve una via di mezzo, perché abbiamo dei fiumi, basta pensare all'Alvegna, all'Ombrone, tutti i nostri fiumi principali, ma anche quelli minori, che hanno un carico di ghiaia, di sabbia che sono pieni, cioè non abbiamo più il letto del fiume ma abbiamo la schiena d'asino del fiume, e questo vuol dire che l'acqua se ne va. Purtroppo su questo poi sarà anche nelle domande, nel dibattito stamani e anche qualche intervento che ritengo opportuno. Purtroppo questo si scontra appunto con un'interpretazione, con una normativa. Ripeto, noi per quello che vediamo, che la sabbia viene portata magari da altri luoghi, da altri posti d'Italia, e non andiamo a prenderla nei nostri fiumi. È vero che negli anni 70 abbiamo fatto degli scempi, perché noi negli anni 70 abbiamo gestito male i fiumi, abbiamo fatto dei disastri con delle cave, però passare da fare quello che è stato fatto negli anni 70 ad oggi, non interveniamo più, l'acqua diventa un problema invece che di una risorsa e basta, perché i fiumi, ripeto, sono pieni secondo noi, e spesso quando arriva le alluvioni, come vengono spesso nel nostro territorio, la ghiaia e la sabbia viene portata poi nei terreni, perché dove erode un conto ma poi la porta fuori. E dico io, quella ghiaia, quella sabbia lì che viene spinta a 50-100 metri in un appezzamento di terreno, chi la va a riportare via? Quando ci ripensa all'Ombrone o l'Albegna o l'Etrasubi ad andare a riprenderla e riportarla nell'alveo? Quella ormai rimane lì. Quindi credo che forse una politica più, secondo noi, come CIA, diciamo ormai da anni, più oculata, visto che abbiamo gli strumenti anche per gestire i fiumi rispetto a prima, vada fatta. Chiudo dicendo un'altra considerazione. Purtroppo spesso ho detto degli studiosi che hanno varie vedute, punti di vista, non tutti la pensano allo stesso modo, però penso a quello che ci ha fatto il piano del Consorzio Bonifica, una volta a un'iniziativa parlava appunto che il fiume deve portare sedimenti al mare. Poi c'è l'altra purtroppo problematica, che è quella di un ambientalismo un pochettino, io lo definisco un po' ambientalista, perché per me l'ambientalista è in questa stanza, gli ambientalisti sono quelli che gestiscono il territorio dalla sera alla mattina, e non so quelli da salotto che definiscano che dentro il fiume non si possa intervenire mai. E purtroppo dobbiamo rilevarlo come confederazione, nonostante lo sforzo che il consorzio di bonifica sta facendo, in primis l'ingegner Ricciardi, a cui voglio dare anche la mia solidarietà, perché quando l'ingegner Ricciardi ha avuto e sempre il coraggio di mettere qualche firma a fondo a dei fogli, ha avuto delle interpellanze a livello politico regionale, in consiglio regionale, quindi è stato messo alla gogna, e devo dire che nessuno è andato a dargli nemmeno solidarietà e rispetto. Ma poi, e quello è la parte politica, ma poi insomma credo anche la sua esperienza che ha avuto prima, di diversi avvisi di garanzia, di blocchi di lavori, insomma credo ce n'abbia una collezione, che se in Italia dice per far presente la Repubblica ci vuole almeno 5-6 avvisi, Ricciardi non so l'età ma dovrebbe essere un pezzo avanti, potrebbe essere candidato a Presidente della Repubblica a breve, perché ce li ha. E questo dispiace, perché blocca lavori a dei progetti che non vogliamo intervenire
dove viene data l'autorizzazione sui fiumi e non si può lavorare 3 mesi, bisogna lavorare 15 giorni, un mese, una volta c'è un uccellino, una volta c'è un pesce rosso, una volta c'è il pesce gatto, cioè questo purtroppo porta a non avere problemi. E io questo lo definisco anche un'altra problematica, mi permettete e chiudo davvero. Il PNRR ci viene detto che come Toscana prendiamo un po' di soldi, ma ne potremmo prendere molti di più perché siamo in carenza di progetti, anche se il PNRR, questo piano nazionale, purtroppo è più modulato più per il nord Italia e il sud Italia che per noi, perché è modulato molto per chi ha le strutture esistenti e fare una ristrutturazione. Quindi chi ci deve fare gli invasi come noi non è proprio fattibile, però a noi quello ci viene quello imputato una carenza di progetti. Poi oggi non c'è il direttore del consorzio, però c'è il presidente, ci dirà che non possono fare progetti perché per l'irrigazione il tributo pagato non può essere di più di una percentuale dirottata alla progettazione. Lo potrebbe fare la Regione Toscana, ma non le ha fatte. Per quale motivo? Secondo me l'hanno fatto perché tanto sapevano che non verrebbero poi realizzate, e quindi alla fine non ci sono soldi buttati via, perché i progetti, fanno un'enciclopedia e poi mettono nei assetti, non servono a nulla. Quindi forse questo, perché c'è tutto un sistema che noi abbiamo, ripeto, che ci ingessa un po' troppo. E allora cosa vogliamo fare noi anche stamani? Beh, insomma, anche attraverso la stampa di questo tema non vogliamo abbassare la guardia. L'abbiamo fatto in un convegno 4-5 anni fa, siamo usciti 2 volte sulla stampa, con il presidente giorni fa ne parlavo, dico ma finalmente, Dio, se ne accorgono anche altri, perché in questi giorni c'è stato alcune paginate sul Tirreno che aveva scritto Frascino, problema quindi l'acqua, gli invasi, i fiumi, un'associazione qui di Grosseto, non so se è politica o culturale, mi sembra Grosseto, città aperta, aperta, insomma, è uscita dicendo che l'acqua, io, vabbè, quando si dice noi, insomma, sembra se stanno accorgendo tanti, non è che abbiamo il copyright, speriamo di sensibilizzare il più possibile, però quello che vogliamo, che chiediamo alla Regione e che oggi l'assessore Moni non è potuto essere presente perché avevano la giunta stamani. L'ingegner Massini ha mandato un messaggio, comunque sia, c'è l'ingegner Ricciardi, poi riferirà, però ci faccia il piacere sentirlo proprio loro, perché diciamo me la pensa l'ingegner Ricciardi, parte lo sappiamo, ma comunque glielo diremo sia a mezzo stampa sia in altre occasioni. Quello che chiediamo appunto è che questi problemi vengano messi tutti insieme, non si può pensare solo all'acqua, al problema del cuneo salino, è tutto insieme, perché se si parla di cuneo salino si parla delle pinete che muoiono e sono milioni di euro, si parla degli investimenti che vengono fatti, che comunque possa piacere o non piacere, poi ne parleremo, comunque sono milioni di investimenti, possono portare anche benefici sul territorio, ma che però potrebbero creare un problema, perché se quelli l'acqua non ce l'hanno e fanno i pozzi, poi dopo, come ho detto, crea tutto l'altro problema, soprattutto all'orticoltura, perché se attacca a entrare acqua con salata, come sensibile, quindi ai fiumi vogliamo gestirli, quindi tutto insieme chiediamo che la risorsa venga gestita, la risorsa acqua, che non sia un problema, ma sia, come lo dice la parola, una risorsa, e che vengano fatti questi interventi. Quindi per le opere, ripeto, nonostante gli sforzi che vengono fatti per l'ingegnere che firma e bonifica, però insomma avere quell'operazione che so che è il massimo che potete fare oggi con le normative, quella di prendere la ghiaia e spostarla ai limiti, ai bordi, mi sembra un po' la tela di Benello, come ho sempre detto, cioè di giorno si fa il telaio e la notte si guasta, perché poi basta la prima piena e viene riportato tutto come prima, quindi vanno fatte opere sicuramente strutturali. Questa concezione che l'acqua deve andare dove vuole, purtroppo bisogna ripensarla, perché questo poteva andare bene, ma se non si faceva tutti gli insediamenti produttivi, l'Albinia poteva andare l'acqua dove è andata, perché se l'Albinia non c'era, come forse non doveva esserci, perché era una zona che forse oggi non l'avrebbero fatta nemmeno costruire, però l'Albinia c'è,
le aziende, l'ente Maremma intorno sotto l'argine ce le ha fatte, ci ha costruito le case e quindi dobbiamo gestirle. Quindi questa teoria di lasciare andare non ci sta bene assolutamente. Quindi noi sull'acqua insisteremo la regione col ministero, perché abbiamo il 2019, mi sembra, 18-19, l'ultima alluvione. Siccome è toccata solo qui a Grosseto, in alcune zone, soprattutto l'Albenia, di cui non si conosce se è stato riconosciuto lo stato di calamità o no ancora, e non credo, quindi credo sia stato inviato forse al Ministero, ma è tutto tace, quando sono solerti magari per una tromba d'aria a Firenze che ha buttato giù un po' di piante e poi abbiamo attivato anche la misura 5, cosa invece non abbiamo ancora visto per quell'alluvione lì, che poi ha colpito un territorio prevalentemente che già aveva avuto un 2015 e un 2012. Quindi voi capite, 12, 15, 19, ogni 2-3 anni arrivano. E chiudo dicendo che queste nostre tesi che noi portiamo ci sembrano un po' convalidate, poi ripeto, l'ingegnere, il presidente Bellacchi, chi più di noi ne sa, le può convalidare, che forse l'esempio è proprio l'Albenia, nella parte, diciamo, da Marsigliana per arrivare ad Albenia, diciamo, e se il fiume, come era stato rimesso a posto, fosse stata nell'alluvione 2012, non è detto che l'entità della piena fosse stata di quella entità. Intendiamoci, la piena era una piena, cioè da ingegnere, fuori da ogni regola, da ogni norma, quindi sarà di quelle magari 500 annali. Però voi capite che se c'è una bottiglia di 1 litro e l'acqua su 2 litri ne va fuori 1 litro, se c'è una bottiglia da 1,5 litri, l'acqua a 1,5 litri da una bottiglia e fuori fa 0,5 litro. Quindi cambia un po' la sostanza e poi si è visto anche come sono state gestite le ultime, chiamiamole piene e così via. Quindi la dimostrazione è che i fiumi vanno gestiti. Va cambiata questa tendenza, quindi ben vengano iniziative come stamane anche per l'uso razionale dell'acqua. Siamo la manichetta. Dovremmo fare la subirrigazione? Boh, ce lo dirà chi ne sa di più. Cioè, tutto si può fare per risparmiare, per centellinare questa risorsa di qualità dell'acqua, però a monte deve essere messa da parte, deve essere una risorsa, deve essere gestito fiumi e niente di più. Quindi io mi fermerei qui, l'ho fatta anche troppo lunga, la volevo fare più corta, però come confederazione, poi dopo magari il presidente, che detta anche la politica, può tranquillamente spaziare su quello che ritiene anche più importante, però so quanto ci abbiamo creduto. Chiudo dicendo che abbiamo mandato anche lettere a presidenti della regione l'ultimo anno della Giunta Rossi e subito al neo presidente Gianni per sensibilizzare questo problema. È partita come CEA Toscana, però devo dire la verità che la lettera è partita da Grosseto, quindi questo per far capire quanto è importante il nostro territorio, anche perché tutta l'acqua di Siena viene a Grosseto, quindi noi siamo quelli che l'acqua si subisce, si vede passare, ci fa i danni. E chiudo dicendo proprio che nel 2015, mi sembra il 2015 o 16, la più grossa alluvione saputa in provincia di Grosseto è stata con una giornata come quella di ieri, col sole, che portò tutte le famose piante al mare, che portò via tutto. Fu un'alluvione, una pioggia che venne a Monterone, la zona di Monticiano, la zona del Senese, e noi da Boconvento, e portò via tutto e fece una razzia, portò via le piante. E purtroppo quando l'ambientalisti, quando anche alcuni studiosi, secondo me la vedono in un certo modo, dicevo prima al presidente Bellacchi, la gente deve anche andare in loco e vedere, a me mi ritorna in mente, chiudo davvero, le parole che le più volte con l'ingegnere Ricciardi ne abbiamo parlato, quando si dice che anche l'agricoltore, no, deve gestire un territorio intorno al fiume, la politica dovrebbe magari far fare delle barriere, detto in gergo come si chiama da noi, far ricreare i restoni, quindi la vegetazione, rallentano le piene e così via. Però se si gestisce fiumi, io porto un'esperienza proprio appunto che le due persone qui davanti sono state a visitarle in una zona vicino a casa mia, c'erano 100 metri di restone, quando sono venuti a visitare l'acqua era accanto alle spighe del grano, cioè il restone non c'era più, si è spostato 100 metri il fiume e ha portato via tutto e quelle piante sono andate tutte a marina. Allora quello lì, da ambientalista dico, quello è stato un disastro ambientale,
si poteva evitare, perché tutte quelle piante lì, come c'è stato la famosa tromba d'aria lassù nel Bellunese che è stato distrutto tutte le piante, quei 100 metri lì di restoni, 100 metri lì, 50 giù accampagnati, si poteva evitare, doveva fare le piante solo, potevano fare il freno invece di essere spazzate via come una furia? No, forse sì, forse se il fiume aveva il suo letto, forse era meno l'acqua che se ne andava e le piante frenavano. E anche lì la stessa polemica, non si taglia le piante o si taglia troppo? Ripeto, non sta a noi, sta agli studiosi, però, come si dice, ai problemi va trovata soluzione. E nel 2021 c'è ancora a parlare che non abbiamo l'acqua e che quando viene è un nemico, credo non sia più sopportabile. Chiudo qui e vi ringrazio. A questo punto inviterei al professor Incroci. Ora io ripeto, a più la visione tecnica, ho spacciato un po' su tutto perché secondo noi, professore, l'acqua, ripeto, è più importante del vino per qualcuno. E del vino se ne insomma. Per qualche duro, l'ho detto per tutti. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite o devo usare il microfono? No, la sentiamo. Allora, io sono professore di orticoltura e floricoltura, quindi non sono un idraulico. Sono venuto qui a darvi qualche informazione su come possiamo cercare di migliorare l'aspetto dell'uso dell'acqua, soprattutto per quanto riguarda l'orticoltura, che sono le specie un pochino più sensibili anche alla qualità dell'acqua. Comunque, ho messo alcune diapositive per darvi la mia idea su come, diciamo, non può farsi carico solo l'agricoltore di affrontare il problema idrico. Allora, un pochino di introduzione. Perché è necessario risparmiare l'acqua? E l'acqua è un bene, come ha detto prima, chi mi precedeva, importantissimo e praticamente è fondamentale non solo per l'agricoltura, perché senza acqua non c'è vita, quindi tutto lo sviluppo del turismo, tutto lo sviluppo industriale e civile, oltre a quello agricolo, dipende dall'acqua. L'acqua per l'agricoltura chiaramente è sempre meno, non solo perché ce n'è meno, ma perché se crescono altri settori, ad esempio il turismo e anche l'industria, è chiaro che l'acqua loro la possono pagare meglio di quello che può fare l'agricoltura e quindi l'acqua migliore la prendono loro, per forza. C'è l'altro problema del peggioramento dell'acqua dovuto all'insinuamento del cuneo salino, purtroppo è un cane che si morde la coda, più peggiora l'acqua più ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di più acqua per poter lavare il terreno dai sali che ci portiamo con l'acqua stessa. Negli ultimi anni poi c'è anche un aspetto legislativo che sta cercando di imporre all'agricoltore una visione, diciamo, giusta dal punto di vista ambientale, e quello che l'agricoltore deve cercare sicuramente di risparmiare l'acqua. E questo è sia dal punto di vista legislativo ma anche dal punto di vista del marketing. Insomma, sono tante le catene di distribuzione, le grandi industrie alimentari che fanno, diciamo, marketing su questo punto, non solo sull'acqua ma anche sull'uso poi ottimale delle risorse. Il problema del cuneo salino purtroppo esiste anche studiandolo in zone diverse dalla vostra, dove ormai è già da molti anni che c'è. E sostanzialmente il problema è quello. Non so se funziona questo. Ok. Il problema è questo, che l'acqua chiaramente entra in parte in terraferma. E non c'entra perché c'è una pressione dovuta all'acqua dolce che rimane dentro cosa che impedisce l'approfondirsi. È chiaro che se noi diminuiamo il livello della falda, perché continuamente apportiamo acqua per i vari tipi di uso, diminuisce questa pressione e il cuneo salino entra dentro e c'è poco da fare. Tanto per dare un'idea, io non conosco i dati vostri della vostra zona perché sinceramente non ho trovato nemmeno pubblicazioni che ne parlassero. Sicuramente qualcuno dell'ARPAT poteva dare qualche informazione in più, perché con il loro monitoraggio dei vari pozzi e della qualità dell'acqua
saranno sicuramente in grado, in base al loro archivio storico, di avere informazioni. Ma tanto per dire, un'altra zona toscana che ha subito il problema del Ponte Salino e che è stato pubblicato, infatti qui c'è una pubblicazione ormai da, di 20 anni fa, è la zona della Versilia. F sta per Forte dei Marmi, Pietrasanta, Lido di Camaiore, Viareggio, V. Il colore rosso, vedete qui c'è la scala della conducibilità elettrica, dei pozzi, delle vari pozzi incorporati. Colore rosso scuro significa un'acqua superiore a 3000, che dal punto di 3000 microsiemens, 3 millisiemens, che dal punto di vista agricolo è molto problematico, direi che ci si fa poco o niente. E poi a scendere il colore arancione, un'acqua che è sempre problematica, l'acqua che si può iniziare a utilizzare con un po' di problemi, comunque è sempre quella gialla o colore quella normale, color grigio. Come vedete, nell'arco di 20 anni, dal 1982 al 1998, il colore è frontemente cambiato. Come vedete, questa linea che in qualche maniera segna un entroterra, vedete che tutta la zona intorno al mare e anche oltre è cambiata di colore, quindi la qualità dell'acqua è peggiorata. Se guardate in internet trovate sicuramente altre case, ed è nella zona del Polesine, addirittura il Pugno Salino è entrato fino a 20-30 km dal mare. Quando entra il Pugno Salino, la qualità dell'acqua peggiora per due motivi. Chiaramente aumenta la conducibilità elettrica totale, che sta a indicare la capacità che tende a rallentare la crescita della pianta, ma al tempo stesso peggiora anche la qualità in termini di ioni, perché entrando più sodio e cloro, la qualità dell'acqua peggiora a parità anche di conducibilità elettrica, perché aumenta il SAR. Il SAR è un indice che dice quanto l'acqua destruttura i terreni, quindi quando un'acqua ha parecchio sodio e cloro rispetto a calcio e magnesio, la sua distruzione sulla qualità del suolo è maggiore, perché praticamente, soprattutto quando il terreno è abbastanza ricco di argilla, lo destruttura in maniera permanente. Quindi un terreno destrutturato, tipo quello argilloso, diventa problematico anche per eventualmente lavarlo e abbassare poi la salinità e portare via gli ioni che sono presenti. Chiaramente, come dicevo prima, più si alza la quantità di sale nell'acqua e più si crea, è un cane che si morde la coda, perché ogni volta che io apporto dell'acqua per l'irrigazione, se quest'acqua ha dei sali, questi sali rimarranno nel terreno. Quindi apporto oggi l'acqua, apporto domani l'acqua, questa salinità si comincia a aumentare nel terreno. E questo per me non è accettabile, soprattutto per le colture ortive che sono abbastanza sensibili. Quindi come posso rimediare? Bisogna che dia più acqua rispetto a quella che è necessaria, perché questa maggiore quantità di acqua serve per portare via dallo strato del terreno dove vivono le radici l'eccesso di salinità. E quindi vedete che mano a mano che aumenta la conducibilità dell'acqua, aumenta la quantità di acqua che io devo sprecare per poter mantenere in condizioni accettabili la zona radicale. E quindi alcune culture molto sensibili, tipo le lattughe, non si possono più fare, a meno che di non buttare il doppio dell'acqua che chiede la cultura, e mi devo spostare su colture più resistenti. Come fare per cercare di ridurre il problema della scarsità idrica? Come vi dicevo, il problema non si affronta solo a livello aziendale, va affrontato a livello consortile. Comunque a livello aziendale ci sono delle cose che si possono fare, molto importanti. La prima cosa è migliorare il sistema di irrigazione. Ci sono dei sistemi che sono più efficienti per portare l'acqua, fatto fare al centro l'acqua che parte dal pozzo, e la percentuale che arriva invece utile nella zona radicale, ci sono sistemi più efficienti o meno efficienti. Chiaramente non sempre il metodo meno efficiente è quello migliore, però in molti casi sicuramente la tecnica si sta spostando più sull'irrigazione a goccia. La subirrigazione per adesso rimane una tecnica interessante, ma soprattutto per colture
diciamo un po' poliennali, tipo asparago, carciofo. Nel caso della subirrigazione, diciamo il tubo è interrato, quindi la superficie non si bagna, non bagnando la superficie si riesce a risparmiare l'acqua che normalmente viene persa per evaporazione. Altro sistema, che ha, diciamo, altro punto in cui occorre sicuramente lavorare è quello di migliorare la gestione dell'irrigazione. La gestione dell'irrigazione si può lavorare prima di tutto rispondendo correttamente alle due domande che ogni agricoltore si pone. Quanta acqua devo dare per ogni intervento irriguo e ogni quanto la devo dare? Perché sembra una domanda stupida, quanta acqua devo dare, tutti sembra che la sappiamo rispondere, ma spesso nella pratica non è così. Soprattutto sono state alcune ricerche fatte da dei miei colleghi dell'Università di Firenze in cui erano arrivate a dimostrare, con l'intervista degli agricoltori, che chi usava rotolone sul pomodoro da industria risparmiava acqua rispetto a chi usava l'impianto a goccia. Ora, io penso che qui dentro un'affermazione del genere fa cascare i capelli a tutti, però se quello che usa l'irrigazione a gocce non sa quanto deve dare l'acqua al suo pomodoro, perché quando va nel campo non si sporca le scarpe e gli stivali, mentre con l'irrigazione a pioggia se ne accorge perché viene bagnato, questo lo lascia più lungo ancora. Quindi è importante stabilire praticamente quanta acqua dobbiamo dare per ogni intervento irriguo. C'è un valore ottimale che dipende dal tipo di terreno: terreno sabbioso va bagnato più spesso, va con meno quantità, mentre il terreno argilloso o franco va bagnato meno spesso ma una quantità maggiore. Perché sostanzialmente questo non è solo un problema poi del terreno, è un problema anche della zona radicale dove la pianta vive. Quindi quando voi pensate che la zona dove può sfiorare la radice è simile a un bicchiere, quando questo bicchiere è pieno di più non ci sta, quindi il troppo va via. È inutile pensare di dare tanta acqua poche volte. Se il terreno non è adeguato, l'impianto irriguo, ad esempio l'impianto a goccia, che dà l'acqua solamente su la metà o forse anche un terzo dell'intera superficie, non si può dare la stessa quantità che si dà con un rotolone. Quindi sostanzialmente, oltre alle caratteristiche del terreno, ci vanno poi inserite anche la qualità dell'acqua irrigua. Chiaramente, come abbiamo detto prima, un'acqua che ha caratteristiche cattive dovrà avere una frazione di lisciviazione di drenaggio maggiore. L'altro problema che invece è stato spesso poco affrontato è quando dare l'acqua, perché qui casca l'asino, perché mettersi lì e fare un calcolo qual è il volume di rigonetto per quel terreno è facile, è sempre abbastanza, diciamo, quello qua del tempo. Ma la frequenza invece, cioè ogni quanto io devo dare l'acqua, cambia di giorno in giorno, addirittura nell'arco della giornata varia il tempo. Quindi normalmente la maggior parte delle agricoltori cosa fa? Lo fa empiricamente, in base alle sue esperienze. Decide da solo quando è il caso di dare l'acqua oppure no. E quindi se l'agricoltore è bravo, diciamo, gli sprechi sono minimi, ma se l'agricoltore non è bravo, non ha tempo per andare a vedere, diciamo, le cose come stanno, gli sprechi diventano ampi. Allora, la tecnica adesso però ormai è abbastanza matura per poter fare questo passo in avanti e, diciamo, cercare di limitare questi sprechi dovuti all'incapacità di sapere quando è il momento che va data l'acqua. Sostanzialmente ci sono due maniere. La maniera che usa il cosiddetto via indiretta, cioè una stima dell'evapotraspirazione su base del metodo FAO, quindi stabilire l'evapotraspirazione potenziale con il coefficiente culturale, e la via diretta che si sta ultimamente diffondendo, quella di inserire dei sensori nel terreno, nella zona radicale, che misurano il volume, il contenuto idrico volumetrico, e quindi capire in base a questo qual è il valore ottimale. Qui vicino a voi, nella zona di Guardicornia, proprio sempre la CIA,
ha fatto negli ultimi 10 anni una specie di progetto pilota, per cui installando una capannina meteorologica in un'area intorno ai 5-10 km, calcolava gratuitamente il valore di evapotranspirazione potenziale e attraverso un sistema web poteva poi creare un bilancio idrico personalizzato al singolo campo. Chiaramente adesso ci sono anche ditte, tipo, tante per farne dura, nel senso che qui di Firenze lavora prettamente sui vigneti, sugli oliveti, ma sta ultimamente spostandosi anche sul piano campo, o altre ditte a livello nazionale che praticamente propongono, anche con un minimo canone di abbonamento, dei sistemi che vi permettono di avere sulla vostra, sul vostro cellulare l'andamento idrico del vostro appezzamento e decidere se dovete irrigare oggi o lo dovete irrigare domani e quanto gli dovete dare in base alle caratteristiche del vostro terreno. Per quanto riguarda invece i sensori elettrici, li vedete qui, c'è un'ampia quantità e di diversi tipi, sono gli ultimi, innovazione che avviene. In questo caso la cosa è abbastanza semplice, basta inserire questo sensore nella zona radicale, di solito ce ne vuole almeno 2 o 3 per appezzamenti, per essere sicuri che non ci siano troppe disformità e problemi di malfunzionamento. Il sensore stesso, quando vi invia sul cellulare l'indicazione del contenuto idrico volumetrico, quindi è lui stesso che vi dice quando è il momento di rifornire il terreno perché l'acqua sta finendo. Questo è quello che si può fare a livello aziendale. Oltre a questo poi ci sono altre cose come la deficit irrigation, che si basa sul tenere un pochino in deficienza idrica la coltura in maniera tale che sprechi meno acqua, però al tempo stesso non riduca la produzione. Però prima di arrivare a quel punto dobbiamo prima fare il resto, perché non si può pensare di applicare la deficit irrigation se non abbiamo sistemi per il monitoraggio più preciso. Per cercare di diminuire il problema scarsità idrica, come aveva detto chi mi precedeva, sicuramente il problema sta nell'aumentare il magazzinamento delle acque meteoriche, che sono di ottima qualità e che naturalmente tendono ad essere perse. Si può fare a livello aziendale, ma chiaramente capite bene che a livello aziendale non si può pensare di immagazzinare l'acqua che è necessaria per un anno. Si può fare dei piccoli invasi che servono per tamponare per qualche settimana al massimo quello che è il vostro necessità. Sicuramente la creazione di invasi e dighe artificiali può, aiutare a regimare l'acqua. Interessante ad esempio è alcune attività che sono state fatte qui in Val di Cornea, per cui si fa una ricarica artificiale della falda, cioè tenendo conto che il fiume comunque deve avere una portata assicurata perché si mantenga anche dal punto di vista ambientale la biodiversità che c'è nelle zone lungo il fiume, però in certi periodi in cui c'è dell'eccesso idrico si può sfruttare l'acqua in eccesso per ricaricare in maniera in particolare i bacini, ricaricare la falda. Cioè invece di fare un invaso, sostanzialmente si crea l'acqua in eccesso e si cerca di mandarla nel sottosuolo, in maniera tale da ricaricare le falde. L'altra possibilità che avete è quello di riutilizzare l'acqua reflua. L'acqua reflua che cos'è? È l'acqua che proviene dai processi di depurazione obbligatoria, per esempio di tutta l'acqua di uso civile, quindi tutta l'acqua delle fognature. Sono acque un po' particolari, ma per il piano campo sono ancora utilizzabili e quantomeno si potrebbero in qualche maniera tagliare con acque di maggiore qualità. Tanto per prendere qualche numero, poi chi mi seguirà potrà dare maggiori informazioni. Questo ho preso da internet il bilancio di un acquedotto, qui del Grossetano, l'acquedotto Fiora. Come vedete c'è un valore uscito dagli impianti di trattamento di quasi 10 milioni di metri cubi e penso che buona parte di questo andrà a finire nei miei fiumi, poi andrà nel mare, verrà restituito. Ora, considerando che un ettaro di ortive consuma come irrigazione circa 3.000 metri cubi all'ettaro,
il mais e altre colture intorno a 4.000, quindi si può fare il conto con 3.500 ricubi all'anno. Teoricamente, se noi potessimo prendere tutta quest'acqua, potremmo irrigare 2.800 ettari. È chiaramente un punto teorico, ma anche se ne potessimo prendere il 10%, sicuramente potrebbe contribuire a migliorare la situazione. Allora, mi vorrei concludere nel senso che il risparmio idrico, come spero di avervi fatto capire, non è una questione che riguarda solo le colture, ma deve essere fatto con tutte le parti che agiscono sul territorio. L'agricoltore deve fare la sua parte, ma la deve fare il consorzio di bonifica e anche gli enti locali e la politica. Sicuramente occorre della divulgazione per gli agricoltori per fargli apprezzare la bontà di questi nuovi strumenti. Questa attività di divulgazione Coltiva Reti sicuramente va anche in questa direzione. Poi chiaramente ci vuole anche un pochino di, questo riguarda soprattutto la politica, cercare di dare qualche incentivo soprattutto all'inizio per far acquistare almeno in parte le attrezzature che poi possono servire all'utilizzo. È chiaro che acquistare l'attrezzatura senza saperla utilizzare equivale poi a fare un buco nell'acqua, quindi queste attività devono essere sempre supportate da azioni di divulgazione per cercare di far capire come si può utilizzare queste attrezzature. Sicuramente è importante a livello di cooperative oppure anche di confederazioni cercare di attuare dei progetti che potrebbero essere fatti con poca spesa, perché a un certo punto, usando anche i dati del Servizio Agrometeorologico Toscano, oppure inserendo due o tre capannine in qualche zona, diciamo, della provincia, si riesce a creare un monitoraggio del clima che potrebbe poi servire a rilanciare i dati per i conti del bilancio idrico per un tipo di coltivatore. Quindi io mi fermerei qui e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie perché comunque ci ha dato degli ottimi anche suggerimenti, e soprattutto questo delle acque reflue fa fastidio perché tutta risorsa, anche questa, se ne va, anche se qualche tentativo è stato fatto. L'ultima cosa, quando parlava appunto degli investimenti, credo ora non arriva ancora il presidente regionale, ma nel prossimo PSR spero che, a differenza dell'ultima programmazione, ci sia qualcosa di più per l'acqua, perché nel PSR passato c'era poco di programmazione, e se si parla anche di fare l'invaso, l'altro problema non si è toccato è il sistema burocratico, che è più facile fare una centrale nucleare che fa anche una piccola pozza, perché si è visto su una misura, credo, da 5.2, e per far fare un piccolo laghetto la persona doveva venire in un censala, che hanno fatto anche la richiesta di incidenza sulle rane e poi sulla rotta migratoria in collina degli uccelli, che con quello specchio d'acqua potrebbero sbandare da qui contro una pianta. Quindi insomma, se si riesce a sentire questa cosa, anche quella di realizzare i bacini come stati fatti nel 70, anche sulla dimensione, Enrico, perché gli ultimi PSR davano un massimo di 500 metri cubi all'azienda. Ora quello che si dice, professore, mediamente ci vogliono 3.000 metri cubi per un ettaro di orchive, 500 metri cubi, far fare 500 metri cubi e basta. Quella era per l'orto, l'orto familiare. Allora, ingegnere Ricciardi, c'ha da caricare qualcosa o no? Ce l'avevo, ma mi ha invitato a nozze, sicché preferisco le nozze, vai. Quindi salutiamo l'ingegnere Ricciardi, che tutti conoscono. Mi metto seduto, scusatemi, ma l'abbiamo stimolato. Allora, io avevo preparato anche una piccola presentazione, però secondo me è un po' superata dagli argomenti che ha trattato Enrico. Cioè, se ce la fa, intanto vi porto i saluti dell'assessora Monni e del direttore Massini, che, come ha già detto Enrico, non possono essere stati presenti. E venerdì il direttore mi ha comunicato di essere presente a me, però
insomma, no grossi problemi. Io su questo punto vorrei fare proprio la panoramica in base a quelle che sono state le parole di Enrico, che ringrazio anche per l'invito, perché ovviamente il tema acqua è un tema che ha un'attualità spaventosa. Cioè, oggi noi ci troviamo a discutere sul tema che occuperà gli interessi, soprattutto per la risorsa che è esauribile, e parlo di acqua utilizzata per usi idropotabili, perché poi l'agricoltura ha degli aspetti, le attività di utilizzo dell'acqua idropotabile ne ha altri. Spesso e volentieri ci troviamo anche in contrasto. Io un tempo fa ero sulle sorgenti di Piancastagnaio, dove ci sono vari utilizzi della risorsa, da quella idropotabile che vede sia Acquedotto del Fiore, ho visto il professore ha rappresentato bene quelle che sono le acque di restituzione, sia la parte di derivazione di flora amiata per le attività che voi conoscete benissimo, sia per quanto riguarda Talete, che è il nostro rivale che preleva acqua in Toscana e la porta nel Lazio per soddisfare gli usi di Viterbo. Quindi il mondo nostro è un mondo che purtroppo spazia, e la regione si trova coinvolta perché le materie erano state transitate nel 2001 dalla regione alle province, nel 2016, dal 1 gennaio 2016, le competenze sono state travasate dalle province alla regione, trovandoci noi con un passaggio di pratiche, parlo di 23.000 pratiche, che erano le pratiche che sono rimbalzate fra la provincia e la regione. E quindi capite qual è l'ordine di grandezza delle cose. Su questo ovviamente l'acqua come tale viene per la pioggia, e quindi il motore principe è la pioggia. I cambiamenti climatici, che ovviamente si fa finta di accorgersene poco, ma sono reali, hanno fatto sì che con lo stesso quantitativo di pioggia, perché noi siamo in un clima semiarido qui, mediamente si parla di nemmeno 600 mm d'acqua all'anno, non ci si arriva più ormai, ma questi 600 mm d'acqua all'anno, che prima vedevano due stagionalità fondamentali, la primavera e l'autunno, oggi sono concentrate in periodi che sono molto ristretti, con fenomeni molto intensi, e quindi anche la possibilità dei terreni naturali di accumulare le acque viene meno. Viene meno per l'abbandono dei suoli nei terreni collinari, perché non c'è più redditività e quindi non trattengono più, non c'è più l'agricoltore che fa le scoline, non c'è più l'agricoltore che magari fa quel muretto a secco perché c'aveva 10 olivi sopra, ma non è più redditivo, e quindi non avendo reddito l'agricoltore si trova incatenato, quindi non può più fare quel servizio di salvaguardia del territorio facciato. Quindi il percorso è questo. I corsi d'acqua, si prende corsi d'acqua. I corsi d'acqua sono un'altra risorsa importante, però è acqua superficiale. Non abbiamo noi venute perenni che ci consentano di avere come in Lombardia, in Piemonte, dove ovviamente c'è tutte le Alpi, c'è gli acciai, cioè rilasciano e ci sono venute di acqua che consentono in quei territori di avere una disponibilità della risorsa. La nostra disponibilità della risorsa è il cono dell'amiata. Il cono dell'amiata fondamentalmente viene utilizzato per utilizzi idropotabili e quindi per l'acqua eccellente che serve da bere per l'utilizzo umano. E quindi ci si trova che su questi corsi d'acqua, dove dobbiamo fare conti con le aree protette, dobbiamo fare conti con tutta una serie di attività che ci vengono impedite, non ultime l'estrazione di nerti, ce l'abbiamo fatta sull'Ombrone e sull'Alpegna a fare opere di allontanamento delle ghiaie, dietro, come diceva Enrico, a interrogazioni in Consiglio Comunale, note del WWF, note del mondo ambientalista, che ci dice che noi si andava a depredare i corsi d'acqua.
Io penso che, e sono convinto tecnicamente, che l'attività di manutenzione dei corsi d'acqua, il corso d'acqua nasce per una funzione. La funzione qual è? Trasporto dell'acqua e dei materiali che sono all'interno dell'acqua, cioè materiali galleggianti, materiali di fondo e quindi solidi, materiali in sospensione. Cioè la nostra terra, la Maremma qui, è stata formata per colmata. Che vuol dire? Che l'Ombrone e il Bruna trasportavano in sospensione quel materiale utile che poi dopo nelle casse di colmata la velocità del corso d'acqua rallentava e sedimentavano materiale che veniva trasportato. E con il principio di sedimentazione sono state fatte le nostre pianure, quindi l'acqua torbida veniva derivata in queste vasche, la velocità rallentava, depositava, si chiarificavano le acque e venivano restituite al mare. Questo è il processo che ha consentito all'Ombrone, col primo e il secondo diversivo, la realizzazione delle nostre terre. Quando ho dovuto affrontare l'interrogazione consiliare che aveva additato una parte politica, non vi sto dicendo chi perché ovviamente non è che faccio politica, però un movimento politico aveva detto, aveva chiesto l'UMI per quale motivo l'autorità idraulica, in questo frangente ero io, avevo rilasciato in spregio del parere dell'autorità di distretto un parere al consorzio di bonifica per fare attività di allontanamento degli inerti in forza della legge 35, la legge cave, che consentiva l'alienazione a scomputo lavori dei materiali in eccesso. Molto serenamente ho detto, il corso d'acqua, grazie all'acqua, ha una forza motrice e quindi deve poter operare in continuità sulla portata. Cioè, se il materiale che trasporta l'acqua, compreso il materiale solido, esonda e divaga nella pianura, ovviamente quel materiale solido io lo perdo, perché si deposita, fa deposito alluvionale, non segue quello che è il flusso del corso d'acqua e non può raggiungere il mare. Non lo raggiunge, perché il motore che dovrebbe portare questa roba si esaurisce per carenza di sezione. Siccome la tecnica, la scienza ci ha consegnato che la portata di modellamento dei corsi d'acqua è due terzi della portata di piena, grosso modo, piena con tempo di ritorno centennale, perché era valutata con vecchi studi, poi nel dettaglio si fanno studi avanzati del modello di trasporto solido, ma, e mi fanno ridere, il trasporto solido quando avviene? Avviene in concomitanza con fenomeni estremi e più questi sono frequenti e insistono e incidono sul corso d'acqua e più questo avviene, ma avviene in una dinamica che non può essere libera, perché la dinamica libera fa sì che quel movimento di materiali venga disperso nella piana alluvionale. Con concetti facili, la velocità dell'acqua una volta era lenta deposita. In forza di come rallenta, deposita e seleziona le granulometrie da depositare. Allora, come si fa a convincere i più miopi che questi temi vanno analizzati un pochino a 360 gradi? Sia dal punto di vista naturalistico, perché noi ci abbiamo, io penso, nel territorio di Grosseto e di Siena, dove insiste il genio civile Toscana Sud che rappresento, io penso che ci sappia un terzo delle aree protette a livello regionale, o se non il 50%, che vanno trattate secondo me come valore aggiunto. Ma perché siano un valore aggiunto bisogna che in qualche modo si concertino le esigenze dell'area protetta, le esigenze della manutenzione idraulica, le esigenze degli agricoltori che lì ci vivono. Io da sempre ho cercato di spendermi in vari incontri, sia con l'assessore mio di riferimento, ma non ultimo anche con l'assessore all'agricoltura, vicepresidente La Saccardi, e non ultimo la presidenza della CIA, dove ho chiesto a mani giunte
di inserire delle misure nel PSR che consentano all'azienda di fare progetti di salvaguardia delle fasce laterali al corso d'acqua con redditività. Cioè, se l'agricoltore deve fare il giardiniere, bisogna che faccia il giardiniere con un reddito che non sia minore o inferiore a quello che è il reddito e la redditività che avrebbe costantemente da quei terreni destinati ad altra roba. Perché ragionosi? Ragionosi perché facendo un'attività diretta sia dal punto di vista idraulico che va in contrapposizione con tutti gli altri mondi, noi si arriva da poche parti. Ho capito per l'esperienza che a parte selezionare gli avvisi di garanzia si arriva da poche parti. E quindi c'è la necessità di fare un coordinamento centrale sui tre aspetti fondamentali: difesa del suolo, agricoltura, aree protette. Bisogna che questo venga fuori, ma venga fuori perché questo paese deve crescere e per poter crescere bisogna che quelli che sono i giardinieri di oggi, perché gli agricoltori oggi fanno giardinieri, bisogna che questo potere gli venga dato e riconosciuto ufficialmente. Lo strumento della regione è uno strumento ampio che parte anche dalla 79, dai corsi d'acqua e dai consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica sono fondamentali per la gestione del territorio, ma possono creare sinergie con il mondo agricolo, perché in convenzione le attività di manutenzione loro le possono convenzionare con l'azienda agricola. Io credo che certi modelli, e siamo indietro per ora perché è avveniristica la 79, la legge regionale che è stata fatta, perché concettualmente voleva un unico ente di manutenzione e di gestione che però fosse a contatto e a servizio dell'agricoltura. È l'unico strumento che ci ha consentito nel nostro territorio di tirar fuori milioni di euro di finanziamenti sul piano irriguo nazionale. E quindi si riconosce che nel nostro territorio il consorzio è lo strumento che la regione ha individuato per queste attività con la legge unitaria per gestire questi mondi. Non solo, un altro sforzo: le acque di pioggia sono acque che, se recuperate, sono libere sia nell'uso sia nei quantitativi sia nella destinazione che uno gli vuole dare. Cioè, sono quelle acque che vanno recuperate sicuramente, più possibile, immagazzinandole, con una gestione che viene semplificata. La formazione degli invasi, che poi io sono interessato oltre alle concessioni anche agli invasi e alle attività che si fanno. L'ultima norma che ha rivisitato la 64 ha consentito di fare invasi aziendali sotto i 2 metri di argine, che poi da 2 a 3,50 sono semplificate le procedure, fino a 5.000 metri cubi, che possono essere un qualcosa, e per le singole aziende, le aziende nostre sono aziende che derivano dalla riforma agraria dell'ente Maremma, sono appezzamenti piccolini, quello che ha 1 ettaro o 2 ettari di vigneto, un po' di oliveto, cioè compatibili come volumetrie su queste superfici aziendali per la sopravvivenza dell'agricoltore che lavora con la propria famiglia, ovviamente, e hanno cercato di semplificare le procedure di approvazione. Vanno semplificate ulteriormente, sì, se ci si facesse sarebbero da rendere libere, come magari hanno fatto nel tempo, perché ne ritrovo che molti agricoltori gli veniva fatto un laghetto dall'ente Maremma e andava lì, oh lì ci sta bene, facevano il laghetto, andavano via, quello lo utilizzava, poi si è rinterrato, formalmente non si ritrova più niente, e quindi mi sono trovato a fare le sanatorie per questa attività e in qualche modo ci si cava, però sono procedimenti lunghi perché va in comune e non trovi niente, sicché la pratica non è mai stata fatta. Nessuno si è mai preoccupato di niente, però ahimè dopo c'è il riscontro. Qual è? Se loro hanno su
questi invasi non solo acqua di pioggia, ma hanno intercettato il reticolo, o hanno fatto una derivazione, o hanno fatto tutto. Ci hanno subito una bella sanzione da 3.000 a 30.000 euro per prelievo abusivo. Io ora poi vi racconto questa perché è giusto che la dia. Io quest'anno ho fatto una licenza di attingimento a un'azienda su Siena, e quindi siamo fuori da questa vita, una licenza di attingimento di acque superficiali dall'ombrone per l'irrigazione di sostegno del vigneto e dell'oliveto. Era concentrata su 2 mesi la derivazione, agosto e settembre, con un prelievo massimo di 4 ore al giorno, 2 giorni a settimana, dalle 00 alle 4 e la mattina. Bene? Io mi sono ritrovato, per aver dato questa senza la vinca, perché il prelievo, la pompa era in area protetta, il tubo di pesca era un ombrone e quindi non era definibile, il confine dell'area protetta hanno voluto che fosse sull'asse del corso d'acqua. E io ho dato 2 mesi l'acqua a questa azienda perché con un'estate come questa c'era la disponibilità e quindi faceva irrigazione di soccorso per salvare il vigneto e l'oliveto. I carabinieri forestali hanno rilevato una sanzione di 3.000 euro a lui che l'ha fatta e 3.000 euro a me che gliel'avevo autorizzata. E io ho detto, vabbè, farò il ricorso finché ho fiato, gli ho detto. Non solo, non è bastata qui, ma mi è toccato fare l'elezione di domicilio, perché ci avrò il procedimento penale affiancato per aver autorizzato, e sono convinto nella mia piena titolarità dei compiti e dei doveri istituzionali, ho rilasciato questa, però questa è l'ultima, poi non vi sto a parlare del resto. Però cioè, le problematiche ci sanno, sono problematiche complesse. Oggi l'agricoltore come era prima non c'è più, perché oggi sono più le carte che devi preparare del lavoro che fai in campagna, e quindi ti ci vuole ragioniere e dottore a casa che ti faccia tutto, perché poi ti dicono, guarda, te c'hai la PEC, sì, la PEC me la gestisce l'associazione, non so mai succede. E ve lo dico per esperienza personale, perché io vengo da una famiglia di agricoltori e ci sta tuttora l'azienda agricola. E quindi, ma insomma, è possibile che sia tutto complicato così? E purtroppo è complicato così. E questo è l'appello che deve andare, secondo me, alla parte politica per snellire e semplificare quelle che sono le attività che noi ci troviamo davanti. Detto questo, ora fa un ultimo passaggio, che è quello, ovviamente, come avete capito, anche dei pozzi e delle sorgenti. I pozzi, qui ci sarà un grosso problema. Qui il primo pomodoraio che si sveglia va lì, fa un buco per terra, tira fuori l'acqua e non dice niente a nessuno. Ora, io ho cercato anche su questo, con la collaborazione con carabinieri forestali, che è giusto che ci siano, che facciano il loro lavoro, di cominciare a ordinare le cose. Perché da noi, siccome ci sono produzioni importanti di pomodori, però è giusto anche che vengano gestite un pochino di programmazione. Quello presta l'acqua a quell'altro, non si sa quale pozzo è derivato, cioè su questo mondo qui noi siamo sempre a disposizione. Cercate di fare le cosine per benino, perché la regione si è convenzionata con i carabinieri forestali e con loro si sta facendo i controlli. I controlli sono pesanti, la mancata comunicazione è sanzionata dei consumi idrici, l'ha mancato posizionamento del contatore è sanzionato, tutta la parte della mancata concessione sono sanzionate. Io avevo preparato anche un diagrammino su questo dove vi davo le sanzioni. Insomma, si arriva a importi significativi. Quindi su questo, se avete dei beni, potete venire in ufficio, siamo a disposizione. Però una raccomandazione, questi passaggi fateli, perché poi dopo dispiace a tutti. E siccome ci sarà anche l'altra veste vi dico che sta venendo sempre più fuori. C'è
cioè ci sono sempre più controlli, perché spesso e volentieri ci si trovano denunce incrociate fra di voi, cioè quello che ha il potere lì, quell'altro là di là, denuncia quello, denuncia quell'altro, perché magari sul retiolo superficiale, e tanto funziona così. Sicché cercate di mettervi in ordine su questa partita. Io non ho, mi sembra si è toccato un po' tutto, dal trasporto solido a tutto quello che era stato richiesto. In più uno sforzo. Il consorzio di bonifica ha fatto anche degli interventi per quanto riguarda il cuneo salino. Alcune iniziative vi rappresento, perché non so se il Presidente su questo aveva fatto il punto, credo di sì. Noi si è fatto e proposto, e l'ultimo progetto che hanno fatto, e anche ora poi ne parlerà lui nel dettaglio, di inserire delle dighe mobili che fanno sì di innalzare il livello idrico dei corsi d'acqua e conservare la risorsa. Su corsi d'acqua che non sono rivestiti ma sono naturali. E quindi che vuol dire? Aumentando l'acqua trattenuta nel corso d'acqua, si va a garantire anche un ricarico delle falde, era quello che il professore aveva illustrato in quello schemettino carino a fianco del corso d'acqua, c'era. E quindi in linea siamo andati ad aumentare quella che è la possibilità di interscambio fra le acque superficiali e le acque di falda, aumentando il volume di invaso e il carico idraulico, con delle dighe mobili completamente abbattibili, che durante l'evento di piena fanno transitare l'intero deflusso idrico che passerebbe nel corso d'acqua, e quindi con impatto zero. La stessa cosa è stata attivata negli impianti idrovori, cioè loro nel periodo estivo, dalla primavera, dalle ultime piogge, chiudono gli impianti idrovori, facendo lavorare gli impianti idrovori come invasi superficiali, che poi vengono utilizzati da prelievi irrigui di tutti. Cioè queste attività, che sembrano così banali, sono fondamentali per il nostro territorio. Io ho lavorato nelle opere di difesa delle barriere a mare, perché dici, ma te che ci dici? Sì, per la ricostituzione della duna. Perché ho lavorato nella ricostituzione della duna? Perché si è bloccato tutti i pozzi Norton, che erano quelli che sottraevano a prossimità della duna le acque dolci che galleggiavano sopra le acque di mare, con delle lenti che avevano dello spessore della lente d'acqua molto basso e ridotto. Però è l'acqua dolce che riesce a spingere nel basso, diagramma del professore, l'acqua salata. E quindi tutte quelle attività di ricarica della falda in prossimità della duna prima che venga scaricata al mare, tutte le attività di salvaguardia fanno sì che il nostro territorio un pochino meno. Ora, tutti questi concetti che tirati là così a fiume libero possono creare dei problemi, perché ovviamente se parlavo di tanto, ho preferito parlare di tanto che non concentrarmi su un singolo argomento, perché è fondamentale. Però noi cercheremo di tenere alta l'attenzione. Alcune norme di semplificazione sia per la realizzazione di invasi a scopo aziendale, sia per l'utilizzo libero dell'acqua di pioggia, cioè tanti tassellini si sono messi insieme. Ci manca una cosa sola: i soldi per realizzare le opere. Anche perché determinati investimenti non possono essere affrontati da una singola azienda, e questa è la nostra realtà. Il mondo cooperativo è poco, non c'è, e quindi l'unione fa la forza, ma quando c'è. Il consorzio di bonifica ha fatto dei progetti, perché l'altro motore può essere il consorzio di bonifica, ha fatto dei progetti importanti che gli sono stati finanziati, quindi mi auguro che prosegua in queste attività, perché è fondamentale per il nostro territorio. Loro sono l'unico motore, secondo me, pubblico che può aiutare i consorzi di bonifica. I finanziamenti gli arrivano dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che l'avevano soppresso, poi dopo ora si sa c'è o non c'è, ma insomma c'è, almeno nei finanziamenti e nelle risorse, e quindi la politica nostra è questa. Io vi ringrazio, se ho annoiato mi dispiace,
e rimango a disposizione. Grazie, sempre informazioni. A questo punto la parola al presidente Fabio Vellacchi del Consorzio Bonifica Toscana Sud. Ci serve qualcosa? Allora, ero rimasto d'accordo con il... perché più che altro mi serve poco, ma solo per far vedere lo stato di alcune situazioni che ci sono sui nostri fossi. Tanto si dice che poi vi forniremo, questo non l'ho detto prima, come CIA stiamo facendo una raccolta di firme, quindi chi non è informato presso gli uffici zona può trovarle. Ne abbiamo già fatte tante, già mi sono state consegnate da responsabile, ma il modulo c'è ancora, che l'avevamo anche per il supporto. Quindi si fa delle raccolte di firme per chi lo condivide, per questo discorso che abbiamo detto all'inizio della diaria, sui fiumi. Lì si parla del Venia, i suoi principali corsi e ombrone, però poi va per tutti, per poi invieremo alla politica. Grazie. Allora, innanzitutto grazie di averci dato la possibilità di poter ridire queste cose che noi abbiamo detto tante volte, però poterlo dire anche e portarli anche non soltanto in maniera isolata, ma in maniera generale anche con questo problema che adesso coinvolge non solo l'Italia, altri paesi molto peggio di noi, però bisogna cercare di andare avanti e essere presenti. Per cui grazie Presidente, grazie Direttore, grazie a tutto il mondo della CIA. Prima di passare al compito che mi avete dato, e cioè la gestione del ritiro idraulico, io vorrei fare un attimino un passaggio sull'irrigazione. Sull'irrigazione noi ci abbiamo sempre lavorato. Il problema che è venuto fuori adesso della progettazione, secondo me, è un problema di lana caprina, che non bisogna focalizzarsi tanto sulle cose. Te ti devi focalizzare e aver paura. Se te prendi 1 milione e te lo metti in tasca, lì bisogna aver paura e non bisogna farlo. Ma quando si va avanti con un ragionamento che noi, quando costruiamo una cosa, la costruiamo secondo da dove viene il finanziamento, o dal demanio la mettiamo in carico, o al demanio regionale o al demanio nazionale. Noi i progetti li abbiamo sempre fatti, sempre portati avanti, se no non potevamo assolutamente avere e arrivare i soldi e i finanziamenti che sono arrivati. Noi, quando nel finanziamento che arriva, c'è anche il finanziamento per la progettazione, per cui basta avere il ragionamento che quei soldi le restituiamo a chi l'ha dato. E per cui non bisogna fissarsi molto su queste cose qui. L'importante, la cosa fondamentale, è lavorare in tranquillità, in sicurezza, portarli avanti e dopo restituire quei soldi. E con questo ragionamento qui abbiamo chiesto alla Regione di poter avere a disposizione un fondo di riserva, e cioè noi consorzi di bonifica ci siamo organizzati a fare dei fondi per conto nostro, però l'abbiamo chiesto anche alla Regione, che spero ci dia retta e lo metta nel bilancio. Questa volta doveva essere 1, poi 2, poi 3 milioni per mettere nel bilancio regionale. E cosa avviene? Avviene semplicemente che un consorzio, quando ha bisogno di portare avanti una progettazione, ci sono due strade: o te chiedi, come abbiamo fatto noi, o le abbiamo fatto per conto nostro, o le chiedi all'autorità di bacino che ci ha finanziato due grossi bacini, uno nel Lanzo e uno nel Gretano,
perché sono due fiumi che abbiamo trovato anche due posti buoni, però sono due fiumi che sono molto, hanno molta disponibilità di acqua anche nell'estate, e per cui con un bacino, uno di 7 milioni di metri cubi e uno di 14, sono due bacini abbastanza importanti che ridanno vita poi al corso d'acqua nell'estate e ridanno vita anche al corso dell'Ombrone. Se non riusciamo da qui al tempo necessario a poter progettare e costruire dei bacini su tutto l'arco degli affluenti dell'Ombrone, sinceramente siamo in una situazione ottimale e per cui andiamo avanti. Per cui noi sì che abbiamo chiesto il fondo di riserva per poter poi progettare e restituire, quando arrivano i soldi, quando arriva il finanziamento, e restituire i soldi a chi ce l'ha prestati. Però anche farli con le nostri finanziamenti, per poi, ecco il Presidente, buongiorno. Presidente, ciao, e poi restituirli quando sarà il momento di restituirli, a me non mi sembra una cosa fatta male. E noi, professore, ci siamo portati avanti su due progetti, su due studi, uno del professor Pranzini, fatto diversi anni fa, e poi 10 anni dopo l'amministrazione provinciale dette l'incarico a un altro professore, che adesso, scusate ma mi sfugge il cognome, per poter, e in base a questi due studi noi ci siamo mossi e collegati. Ora c'è da dire una cosa, che non è che Siena è più indietro, l'Albenia è più indietro. Noi su questi studi ci siamo focalizzati sul vecchio territorio. Il nuovo consorzio è nato da pochi anni e ha occupato l'Albenia e Siena. Stiamo portando avanti, e l'altro giorno ho avuto anche una videoconferenza addirittura con Letta per cercare di smuovere, a proposito c'è il Presidente regionale, ma anche per gli amici di Siena, anche il famoso San Piero in Campo, perché San Piero in Campo sarebbe una cosa ottimale non solamente per Siena, per l'irrigazione, perché abbiamo fatto una stima, ci sono 6.000 ettari in Val Dorcia, ci sono ora 6.000 ettari di vigneto, 4.000 ettari di oliveto, e questi li stanno continuando a piantare, per cui la Val Dorcia, da una grossa produttrice di grano duro, di ottimo grano duro, adesso sta andando anche su altre colture, per cui sarebbe di fondamentale importanza anche per l'irrigazione. Quest'estate è stata una cosa tragica, sinceramente, per io stesso come produttore di olio mi sono trovato molto in difficoltà e ho presentato la domanda a Genio Civile, ho fatto il pozzo, ho trovato poca acqua, ma andrò a metterla in delle cisterne che mi daranno la tranquillità di portare avanti il raccolto, che è di fondamentale importanza. Però dicevo, è di fondamentale importanza anche per Grosseto avere un accumulo e poi nel momento delle piene poterle immagazzinare e poi rilasciarle piano piano. Per cui noi abbiamo messo insieme tanti progetti, abbiamo completato tutto l'impianto di irrigazione nostro, adesso con l'impianto intubato sinceramente risparmiamo molta acqua, che è circa il 50% di risparmio di acqua, perché cosa succedeva? L'acqua entrava e andava a finire, adesso invece con i tubi come abbiamo completato l'acqua entra e in base a quella che esce viene, entra della nuova, per cui con questo sistema, come diceva prima l'ingegnere Ricciardi, abbiamo fatto anche degli impianti nuovi e delle progettazioni nuove, e per esempio a giugno partiremo per la zona dell'Alberese, a settembre si dovrebbe partire con il lago del Diversivo. Anche il lago del Diversivo qui a due passi da Grosseto può essere anche una cosa che mette in comunicazione Grosseto con Castiglioni. Adesso va molto di moda le passeggiate, vanno molto di moda le biciclette, invece di
percorrere come ieri mattina e occupare tutte le carreggiate, erano 100 persone che si sono uscite, trovate e sono intervenuti anche i vigili urbani, adesso invece possono andare da Grosseto a Castiglioni senza toccare, potranno andare da Grosseto a Castiglioni senza toccare per niente. E questo qui è una cosa di estrema importanza in un posto particolare, perché Cernaia, professore, è tra le zone dove la sanificazione è molto, molto vicina, e per cui se si continua a irrigare dai pozzi, sinceramente, questo è un sistema che, siccome l'idrovora di Cernaia nostra porta circa 5.000 litri al secondo quando è il momento opportuno, e metteremo altre due pompe e si trova in difficoltà, sinceramente possiamo pienare il lago senza. Poi l'idrovora di Cernaia arriva acqua anche nell'estate, e per cui anche quella poca acqua lì potrà essere messa e immagazzinata su questo. È un lago di diverse dimensioni, però certo bisogna trovare i posti ideali per fare queste cose, non è che possono, ecco. Chiuso il problema dell'irrigazione, voglio entrare in altri problemi. Noi, i nostri canali, sia artificiali che fiumi normali, sinceramente le passiamo tutti e le mettiamo a posto tutti. Penso che tutti, certo chi inferra inchioda, questo qualche errore ci può essere, qualche ritardo ci può essere, però dov'è che siamo in difficoltà? Siamo in difficoltà nell'Ombrone, nelle Trasubbie, nell'Albegna, nel Fiora, nell'Elsa. E questi qui come mai siamo in difficoltà? No, da tutte le parti no, perché gli affluenti sono a posto. E sono i corsi principali che invece hanno bisogno di essere sistemati. E noi tramite la legge cave avremmo chiesto nei posti principali di poter togliere, vendere la breccia, ricavarne dei soldi e fare altri lavori. Allora, noi in un primo momento abbiamo presentato dei progetti su quattro zone dell'Ombrone, su Ombrone e Trasubbie, 5, l'ultima l'abbiamo presentata sul Fiascone. Sul Fiascone non so te quant'è che non ci passi, ma è una cosa da far paura, da far paura. Se te ti metti sopra il ponticino, la breccia lo supera di almeno 2 metri, di sotto lo stesso, per cui come si fa, ora mi dispiace che Ricciardi è uscito, ma come si fa a tenere fermo? E queste ci hanno fatto partire con due zone. In queste due zone abbiamo fatto un lavoro eccezionale e tra l'altro c'è stato il sopralluogo 15 giorni fa e hanno visto che abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo portato via diversa roba, però abbiamo fatto un lavoro. E se noi quel lavoro lì, sia sul ponte del Cipressino, sia alla confluenza Orcia-Ombrone, se appunto non ci fosse stato fatto quel lavoro lì, e non avresti avuto problema perché sta in cima a Poggetto, ma tutte le altre casse di Montantico sarebbero state purtroppo nuovamente, anche con la piena di anno, tutte allagate. Per cui, siccome abbiamo visto che abbiamo fatto un buon lavoro, ora ci sono 4 progetti, 2 sull'Ombrone, 1 alla curva di Pagani, che tutti sapete e te sai dove è, 1 proprio di fronte a Banfi, a Montantico. Sinceramente questi due progetti non riesco a capire come mai sono fermi. E stamattina se c'era sopra la scrivania del Massini. Sopra la scrivania del Massini c'è anche Ombrone e Trasubbie, che vi è un'altra situazione, e il Fiascone. Per cui io sono contento stamattina di dircele tra di noi queste cose, però se forse c'era anche il Massini, cioè il capo dell'ingegner Ricciardi, forse male non era. Per cui
visto che sono, che ci sono io le fotografie, che Celotti ha ragione, non ti ho detto niente, però in pratica qui, qui ci sono situazioni, puoi andare ancora avanti, mi interessavo le fotografie, ecco, come possiamo pensare di tenere i nostri fiumi, questo è il fiascone, in queste condizioni? Cioè, è una cosa... E per motivi di tranquillità non abbiamo fatto vedere i monti di Breccia, e ci sono. Allora, sinceramente, qui riguarda una zona di Manciano, riguarda tra il comune di Scanzano e il comune di Manciano, sinceramente, dopo richiederemo a Ricciardi di come andare avanti. Per cui, io sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo in questi anni, però ci sono alcune zone dove è indispensabile che questo materiale sia portato via. E tramite la legge cave, e tra l'altro è partita questa cosa qui, è partita molti anni fa, in un venerdì pomeriggio, quando il Marras diventò presidente della provincia per la prima volta. Laura Merini era già assessore regionale, ci trovando un venerdì pomeriggio a mettere in moto questa cosa nello studio del Marras. Me lo ricordo bene, perché era un caldo pazzesco e l'aria condizionata non faceva. Per cui di pomeriggio nella sala della provincia è veramente... Per cui, visto che siamo partiti con due e i due progetti sono riusciti bene, gli altri quattro perché non ci danno il via? Perché gli ambientalisti, come diceva bene prima te e poi Ricciardi, sono però un ambientalismo sfrenato come è in questo momento, sinceramente non riesco a capirlo. Io lo dico chiaramente, io non sto con il lupo, io sto con il pastore e con le pecore, perché mi trovo in una situazione, sono sempre stato e sono stato sempre con la gente dei campi, per cui è fuori dal mondo una situazione del genere. Bisogna fare il controllo particolare, non si può pensare di portare via come era prima negli anni 60 e 70, che hanno fatto delle buche pazzesche dentro l'ombrone, addirittura 70 metri fondi, e queste sono buche che ci è voluto molto tempo a riempirle. Ma adesso la situazione è completamente opposta, non arriva più nemmeno un granello di breccia. Perché? Perché purtroppo passa da un'isola a un'altra, da un'isola a un'altra, l'isola si forma, si chiude tutto e va a prendere le situazioni che sono la terra degli agricoltori. Ora io mi domando e dico, è giusto questo fenomeno qui? È una cosa positiva? Che secondo me non è positiva. Però siamo nelle mani del Signore, non solo nelle mani del Signore, ma nelle mani di quattro ambientalisti, e quattro ambientalisti che possono mettere in ginocchio una economia come quella che tira avanti l'agricoltura. E sinceramente quasi la stessa cosa è successa una quindicina di giorni fa, però c'è, io quello che mi sto rammaricando, che da parte delle assessori regionali e anche dei funzionari c'è un ritardo nel sentire queste cose. Per cui cercate di essere uniti voi delle organizzazioni agricole, è fondamentale cercare di andare a dire la stessa cosa, richiedere la stessa cosa, perché così non possiamo continuare, sinceramente. Io non è possibile presentare una relazione di incidenza, che una relazione di incidenza di 70-80 pagine, l'altra mattina eravamo sul ponte del Merse, io, Zappalotti, Ricciardi, il Tassi, e poi c'erano la Nonis che riguardano la provincia di Siena. Io allora non gliel'ho detto, ma se un parere arriva a Grosseto, come mai a Siena? Allora, siccome incide un'azienda, il Santo, che te conosci benissimo, che era completamente abbandonata, abbiamo trovato
fortuna, sfortuna, una persona che ci sta investendo, gli sta mettendo vigne e oliveti, gli sta mettendo sul bestiame, e noi bisogna, l'unico piano di erba medica che c'è, bisogna farglielo investire dall'acqua. Non mi sembra una cosa affatto giusta, per cui io cerchiamo di lavorare insieme, lavorare in sintonia, benissimo con l'università. Noi abbiamo fatto le convenzioni sia con Siena, sia con Firenze, sia con Pisa, per il bene della pace di tutti, però è fondamentale cercare tramite le università, tramite le organizzazioni, di andare avanti, perché così non possiamo sinceramente. Io vi ringrazio di nuovo, vi saluto, a disposizione, se c'è qualche domanda, qualche cosa, rimando. Grazie. Allora, tanto forse aspetta già 10 anni, quindi questa ossa dei progetti glieli chiederemo, ma lo daremo anche come compito al Presidente Brunelli e con il Presidente Pascucci, prenderanno l'impegno di risollecitare i progetti che il Massini, dirigente dell'Ufficio Ambiente, ha sulla scrivania, perché sono, come diceva Fabio, 4 dei 6 progetti, se 2 sono andati bene non si capisce perché i 4, perché poi sarebbero progetti da reclamare e portarla via, perché poi la provocazione, diciamo sempre, insomma, è che se questa terra viene portata via, ci si paga anche le tasse, ma nessuno prevede né un'indennità né nient'altro. Quindi io a questo punto darei la parola al Presidente Capecchi, e poi dopo si fa un giro di domande, visto che abbiamo la possibilità, e poi concludo con il Presidente. Vai. Intanto inviterei Luca a prendere il tavolo, se vuole, così poi io faccio un piccolissimo resoconto di quello che sono le esigenze, ma che sono già andate, rischio di essere davvero... ripetitivo, perché gli argomenti sono stati in più occasioni già trattati, però vale la pena insistere su alcuni temi. Poi naturalmente, come ha detto Enrico, lasceremo a Luca Brunelli, il nostro Presidente regionale, di, come dire, far presente queste tematiche ancora una volta a chi purtroppo oggi per vari motivi non è presente, ma insomma che ultimamente su questi argomenti non si riesce ad avere interlocuzione condivisa su un tavolo magari di concertazione, dove, come suggeriva Bellacchi, i vari temi vengono affrontati a più mani e si trova un punto di sintesi, perché poi la questione è questa alla fine: trovare un punto di sintesi dove, come ben ci spiegava l'ingegner Ricciardi, poi alla fine ci sono tanti temi che devono essere messi insieme, tante esigenze, e però queste esigenze, le varie problematiche devono essere affrontate. Quindi io partirei semplicemente dalla questione dell'acqua come risorsa. L'acqua come risorsa, ci ha spiegato bene il professor Incroci come deve essere usata, perché è fondamentale, ma noi sappiamo anche bene quali sono le esigenze che il mondo agricolo, che noi rappresentiamo, di questa risorsa ha. Quindi questa risorsa è sempre più necessaria anche in funzione dei cambiamenti climatici, perché i lunghi periodi estivi, come quest'anno, hanno messo in difficoltà culture che tradizionalmente non hanno necessità. Diceva anche prima Fabio Bellacchi, dice: io, se voluto e se voglio salvaguardare la mia produzione di olive, dice, purtroppo devo iniziare a pensare di fare degli interventi irrigui durante il periodo estivo. Questa era una coltivazione che tradizionalmente da noi questa necessità non l'aveva.
ci sono due aspetti, da una parte il cambiamento climatico e dall'altra c'è anche nuove tecniche di coltivazione che portano a un uso anche, secondo me, importante di acqua, che probabilmente vanno anche un pochettino attenzionate, perché io sono sempre dell'opinione che le culture che tradizionalmente venivano fatte nelle aree irrigue devono avere un punto di, anche se vogliamo, di preferenza o di privilegio, perché portare nuove culture che per effetto del cuneo salino poi alla fine espropriano i territori delle culture tradizionali, non so fino a che punto sia diciamo così corretto, ma questo è un aspetto che magari tratteremo in un altro momento. Quindi una delle questioni che ci dobbiamo porre di fronte all'acqua vista come risorsa, è stato detto stamattina, l'acqua è vita, e per gli agricoltori l'acqua è vita, la terra è vita, sono beni e strumenti di lavoro, sono essenziali. E quando prima si parlava dell'ambientalismo, ha detto bene Enrico, io credo che i veri ambientalisti sono coloro che hanno come prima necessità per fare del reddito, per fare la propria attività, utilizzare l'acqua, l'aria, la terra, sia un dovere essenziale e sia un senso che tutti abbiamo di salvaguardare quelli che sono beni essenziali per fare la nostra attività. Quindi l'uso dell'acqua nel senso dell'irrigazione deve essere attenzionato nel senso dell'efficientamento, nel senso di un rispetto per le coltivazioni che tradizionalmente usano e hanno usato come livello coltive nelle nostre piane crostane, ma poi tutte le aree pianeggianti della Toscana. E ci sono appunto i nuovi usi, come si diceva, culture nuove, metodi nuovi di coltivazione che necessitano ancora di più di acqua, e poi ci sono le necessità indotte, quelle che derivano appunto dal cambiamento climatico. Ora, arrivare a pensare che nel nostro territorio, dai primi di giugno a novembre, non sia cascata che pochissime gocce d'acqua, voi capite che diventa un problema davvero importante, perché ce ne rendiamo conto anche con la semina odierna, no? delle coltivazioni autunno-vernine. Naturalmente ci troviamo in difficoltà perché i due mesi tradizionali delle semine autunno-vernine, che sono novembre e dicembre, ci è ridotto lo spazio di semina a una settimana, e oggi poi mette brutto. E quindi ci sono delle difficoltà incredibili, come diceva ora Bellacchi, anche costi, perché si ha la necessità di accelerare in maniera in molto importante tempi. Allora, il tema sul quale inizialmente noi abbiamo pensato a questa iniziativa era questo, quello dell'uso dell'acqua in maniera sostenibile, in maniera diffusa, in maniera utile. Ma c'è anche l'altro aspetto, e è stato detto in maniera schietta dall'ingegnere Ricciardi, che ringrazio per le sue parole, perché l'acqua poi diventa un problema quando, come nel 2012, nel 2014, nel 2019, abbiamo avuto delle esondazioni che sono state devastanti, sono state piene e un andamento pluviometrico esagerato, forse duecentennale, forse cinquecentennale. Ma come ci ha guardato e come ci ha detto in maniera esplicita e chiara e netta l'ingegnere Ricciardi, il tema delle alluvioni è anche un tema della non gestione dei fiumi, perché è questo il punto, la non gestione dei fiumi, o meglio, noi abbiamo la gestione dei fiumi, perché io faccio parte dell'assemblea del consorzio, qui abbiamo il presidente, per cui dire che non le gestiamo è un non senso, ma nella gestione in cui deve essere fatta questa gestione, quindi il mantenere il corso d'acqua in modo che abbia un flusso, una velocità dell'acqua, una portata che consenta quello che in maniera molto chiara, cioè l'arrivare delle parti più minute verso il mare, e questo non avviene se ci sono degli allenamenti in maniera ondivaga, quindi dove c'è delle accelerazioni importanti,
quindi c'è un'escavazione del letto in qualche punto, e poi subito dopo, nel momento del rilascio, c'è una grossa, grossissima quantità di inerti, anche di grosse dimensioni, che vengono lasciate nel letto prima, e poi naturalmente riempendosi, diminuisce il franco che c'è tra il letto e i terreni circostanti, e c'è questo rilascio. Allora, se questi terreni circostanti sono dei terreni, diciamo così, abbandonati, o sono fase di espansione, ha un'importanza non relativa. Ma se i terreni che sono circostanti sono terreni agricoli fertili, che hanno consentito, proprio come diceva anche l'ingegnere Ricciardi, per effetto della modifica della struttura, diciamo, fondiaria, dopo l'evento della riforma fondiaria del 53, poi sono piccoli appezzamenti che hanno concentrato la propria attività e hanno concentrato il proprio reddito su quei pochi ettari di terra vicino al fiume, che facevano grandi capacità di reddito. Se questi terreni vengono devastati, portati via, o comunque inondati e rilasciati da inerti, praticamente vengono perduti. Quindi, l'ho detto prima, la terra per un agricoltore è un bene strumentale, perché gli consente di sviluppare e di fare la propria attività, ma è anche un bene patrimoniale, perché noi prendiamo pensioni a 500-700 euro quando va bene, e quel valore fondiario che si perde perché il fiume c'entra dentro i nostri terreni e li distrugge, non porta via soltanto la cultura, porta via anche il valore del fondo. E allora, quando quell'agricoltore che poi andrà in pensione con 500 euro, magari vendeva quel terreno buono, irriguo, ricco, al confinante, poteva farci quell'integrazione, la pensione o quell'esborso che un dipendente prende, il TFR, no? Quando il trattamento di fine rapporto, che noi non abbiamo e che ci serviva per andare avanti e trascorrere una serenità la nostra vecchiaia. Ecco, io penso che queste cose debbano essere affrontate con razionalità. Per gli aspetti, diciamo, strettamente legati a una visione tecnica dell'evento, quindi fare in modo che effettivamente l'apporto di inerti al mare non consenta al mare di erodere le coste, eccetera. Ma poi dobbiamo guardarlo anche con i suoi aspetti sociali ed economici, e riflessi e le ricadute che hanno su chi vive vicino al fiume, perché è evidente che se c'è un interesse collettivo per cui stabiliamo che determinate cose non si fanno, perché bisogna lasciare che questo avvenga in maniera corretta, dobbiamo anche preoccuparci, così come ha fatto in maniera molto bella Bellacchi nei confronti del lupo e delle pecore, dobbiamo anche ricordarci che qualora per gli interessi collettivi utilizziamo dei terreni che non sono dello Stato, ma sono stati assegnati, sono di proprietà e vengono consumati dall'acqua, dal fiume, in qualche modo questi giardinieri qualcosa dovranno pur vivere, e quindi o gli diamo un indennizzo o glieli espropriamo e li paghiamo, insomma la soluzione va trovata. Questo chiaramente è un tema strettamente politico, purtroppo oggi la politica qui non c'è, noi ce ne rammarichiamo perché questo non dovrebbe essere, l'abbiamo scritto, l'ha detto Enrico, l'abbiamo scritto al Presidente Rossi prima, al Presidente Gianni, se abbiamo fatto diversi interventi sulla stampa, lo ridiciamo oggi. Ecco, io penso che questi temi, il tema dell'acqua ha i due aspetti. Da una parte è una grande risorsa, da una parte può rappresentare anche un grande problema. Quindi va gestita questa cosa. Io ora a questo punto non voglio ripetere ciò che è già stato detto, direi semplicemente che se ci sono degli interventi in sala è giusto che ognuno dica la propria opinione, che emergano anche questioni che noi non abbiamo visto e che non conosciamo in maniera così precisa e puntuale, sollecitazioni, e poi consegneremo tutto questo nostro ragionamento al Presidente, che in qualche modo, e devo dire, è stato sensibile, perché ogni volta che gli abbiamo chiesto di interessarsi di questa questione, di portare questa nostra esigenza, lo ha fatto in maniera corretta, ma gli consegniamo di nuovo queste due grandi esigenze. Da una parte l'esigenza di
mettere da parte dell'acqua che quando c'è va conservata per gli usi necessari e per anche gli effetti del cuneo salino che il professore ci ha ben spiegato e anche gli altri aspetti che riguardano il lavoro, cioè quelli dei danni che non possono essere sottaciuti. Io vi ringrazierei, vi darei eventualmente, anzi sicuramente ci sarà qualcuno che vuole intervenire, che vuole dire la sua, che vuole portare le proprie problematiche. Qui in sala io conosco molti di voi e so che c'è gente che di questi danni di cui ho parlato li vive sulla propria pelle in maniera che conosco bene perché le vedo. Potrei fare un elenco lunghissimo di persone che vivono lungo fiumi che hanno dei problemi, persone che hanno la casa che quando esonda il fiume si trova in mezzo all'acqua, perché di fatto questo succede, persone che si trovano con il fiume a 50 metri o anche meno, che il giorno in cui aumenterà ancora questo livello dell'acqua si troveranno a scendere e gli ci vorrà il barchino per uscire di casa. Quindi queste sono cose che vanno affrontate. Grazie. E io direi che Enrico ti ridarei la parola, così coordini anche gli interventi che ci sono. Dai, se intanto chi vuole intervenire alzi la mano, nel frattempo vai Roberto, accomodati. Una cortina veloce. Vieni qui che parli, mi aiuta qui. No, no, ti sento qua. Basta insieme a qua. Credo. A proposito di auto. Allora, intervento mio. Voleva un pochino porre l'attenzione di questa iniziativa, no? Questa iniziativa è una bella iniziativa fatta dalla nostra organizzazione, promossa, portata avanti, però poi cerchiamo di dire a che cosa porta questa iniziativa, i lavori di questa giornata. Secondo me è stata una bella chiacchierata fra amici che conoscono molto bene i problemi che sono stati detti da tutti quanti e poi corre il rischio di rimanere fra queste quattro mura, niente di più. Chi doveva ascoltare queste cose e chi dovrebbe risolvere i problemi ha ritenuto di non dover partecipare. I burocrati, secondo me, sono quelli che sono il vero male dell'amministrazione pubblica, delle cose come vanno, con l'appoggio, devo dire, col contributo molto dei politici che non fanno assolutamente niente, anzi sono pronti ad ascoltare, dico, alcune associazioni, molto di più di associazioni, voi avete detto, degli ambientalisti, e secondo me sono ognuno tira l'acqua al proprio mulino, però secondo me certamente non è gente che vive di reddito dall'agricoltura o comunque dalla gestione dell'ambiente, che chi porta certe tematiche e all'estremizzazione. Io dico, dentro questa sala c'è qualcuno che è in grado di tirare per la giacchetta questi burocrati e questi politici e di portarli ad assumersi le proprie responsabilità e prendere le iniziative del caso per cercare di risolvere i problemi, oppure queste cose continuiamo a raccontarcele fra di noi e finiscono per arrivare a... Io faccio parte dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica, ma in passato ho partecipato anche alla deputazione, quindi un po' di anni sulla gestione del territorio, sull'attività del consorzio di Bonifica sulle spalle, un po' di esperienza ce l'ho, e dico che non ci si può solamente
basare sull'impegno che è veramente, da mia testimonianza, dell'allora direttore Ricciardi, del consorzio e del presidente, che oramai questa carica la fa, ce l'ha da alcuni anni, il consorzio di bonifica, che ha continuato nel tempo sempre a battagliare, hanno sempre battagliato su queste tematiche, puntualmente poi che si vanno a cozzare con delle iniziative, ma non è perché, cioè, noi si dice si dà colpa ad ambientalisti, no? Ma a questi qui qualcuno l'ascolta. Chi fa le normative, chi dice cosa fare o cosa non fare, secondo me è molto peggio di quell'ambientalista. Secondo me è molto peggio. Però io me lo immagino, no? Non ho la fortuna, anzi, la fortuna no, non ho avuto la possibilità di conoscerli questi personaggi, ma me li immagino. Me le vedo bellini, comodi, seduti in quelle scrivanie, con uno stipendio molto elevato che gli diamo noi, e che se ne fottono tranquillamente dei problemi nostri. Questo è il problema. Allora, secondo me, o noi ci svegliamo tutti e facciamo un'associazione più battagliera contro questi ambientalisti, e quando arrivano a romperci le scatole, se abbiamo anche il coraggio di prendere a calci nel sedere e buttarli fuori dalle nostre aziende o dai nostri territori, e allo stesso momento siamo in grado di andare a portare le nostre istanze sotto i palazzi che contano, perché se non vengono loro a ascoltare noi, andiamo noi, dobbiamo andare noi a farci ascoltare da questi personaggi, ok? Io, con tutta la stima e la fiducia che ho nel nostro presidente regionale, non credo che basti solamente delegare il nostro rappresentante regionale per portare avanti queste istanze. Abbiamo le palle piene, abbiamo le palle piene, perché noi continuiamo a subire danni, non si fanno le cose che si devono fare, ok? E rimaniamo continuamente inascoltati. Finisce tutto in qualche tavolo, qualche tavola, dove si riuniscono pochi, che poi fra l'impegno di uno, l'impegno dell'altro, l'ultimo problema è quello che dobbiamo affrontare. Noi abbiamo parlato degli invasi, no? Presidente, quanti anni è che si dice degli invasi? Noi abbiamo un fiume, l'Ombrone, con tanti affluenti, che è un torrente, okay? Che è capace di portare l'acqua, perché raccoglie un bacino immenso, e è capace di andare in secca durante l'estate. Ma che laurea ci vuole per capire che basterebbe preservare e contenere l'acqua negli affluenti e regimiare l'acqua durante l'estate? Ma quanto bisogna andare a studiare? Dove bisogna andare a studiare? Su Marte? Perché forse le università nostre non sono abbastanza sufficienti per capire un ragionamento del genere. Quindi io dico, cosa ci vuole? Continuiamo a fare questi discorsi da anni e non si fa niente, non si va avanti. Io non voglio che fra 10 anni siamo sempre qui a raccontarci, a prenderci in giro. Quindi io, scusate un po' il mio tono polemico, però capite che non se ne può più, se ne può più di questa situazione. È una cosa assurda. E poi sinceramente fanno le scatole quando neanche hanno il coraggio di presentarsi qui ad ascoltarci. Le invitiamo e non ci ascoltano. Tutto. Grazie Roberto. Capisco la sua amarezza, perché è anche la nostra, perché spesso c'hanno sempre da fare cose più importanti, e forse qualcheduno oggi pensava che si parlasse, che quando si parla di acqua si pensa forse solo ad irrigare.
e invece prima bisogna mettere da parte. Quindi se c'è qualcun altro, Natalino? Due cose, se è possibile. Natalino. Natalino, se c'è un microfono incorporato, già iniziato. Sì, sì, no, perché parlare alle spalle della gente non è... Appunto. Ho il microfono. Ma mi sentite così, anche con la maschera? Riesco, scusate. Con le mani. Allora, un grosso ringraziamento... Sì, non è più alto. Per l'iniziativa della mia associazione, che ha tentato, come diceva il mio amico, di coinvolgere anche qualche politico, ma sicuramente non è colpa nostra se non sono venuti. Un grande ringraziamento al professore, la lezione ci ha fatto, un abbraccio all'ingegnere Affabio. Dunque, là qui sono cresciuto da 19 anni ad oggi a Fane e a Palladidighe, sono del comune di Castiglioni, della Pescaia, e negli anni 60 c'era un grande ingegnere, forse diciamo, l'ingegnere Zanoni, che aveva progettato anche la diga di San Donato, credo. E non aveva la patente questo uomo, era una persona... E io ero nell'azienda Paravino, la mia famiglia ha sempre delle aziende piccole, si fa rosari, Vela, Libabbo, Giverdini e tutto quanto. Capitò questo ingegnere e sconciò quale dire. Voleva la patente e mi mandavano a prenderlo, stavano via della pace. E questo ogni volta passava a cevallaggio della luna mi faceva. Vedi Natalino? Era un Veneto, fra la bruna e la scopata ci verrebbe una diga naturale per qualche milione di metri d'acqua e va a cantone da sola. È un'acqua, come diceva Richard, è un'acqua buona, un'acqua pulita, è un'acqua perché si può prendere dal rigo e da è pulita e con poco va a Castiglioni. Si parla di 60 anni fa, io non 75, 70. E si comincia a fare dighe nel comune di Astino. Il comune di Astino deve sapere che ci sono una quindicina di dighe. Ti uno Fabio che sono tutte vuote, quindi in 400-500 miglia metri si ferma. Sentite voi, sono tutte piccole dighe da 30.000 a 100.000 metri di cioè, anche noi sono vuote da 3 anni, perché non piove, perché è finito la seconda oggi, il Maremma è finita, perché finisce a gennaio, in genere finisce, da ottobre ad oggi ha fatto 180 mm d'acqua a Castiglioni, 20 mm, 10 mm, tutto così. E sono lì volte aspettando che piove, si ruscella. E appunto come diceva Fabio, lui aveva nella testa, ci diceva, ad esempio l'ampio, no? L'ampio può portare giù diversi metri di acqua, di fare un tubo, capito, per farlo scorrere verso Castiglioni, e riempire via via quelle dighe, cioè sarebbe importante, cioè a margine, non sbarrare perché è pericoloso, a margine fare una diga, come diceva Fabio, di guarda lì si fa di milioni, ma insomma, e non si è mai fatto. Quest'assi che ha fatto vedere nella foto, Fabio, bisognerebbe metterli in tasca agli ambientalisti che non vuole, un sasso per uno, ma c'è anche politici, come diceva Livelli, che l'appoggiano, altrimenti a voi le tazze, io sono ambientalista, no, non c'è politici che l'appoggiano, ma fanno poco. Funzionari regionali. E questo è, ora, io mi auguro, ma tanto ci lavorate poco, ormai per poco, c'è un bel libro del mio parente professore di Danilo Barzanti, non so se lei lo conosce, professore dell'università a Pisa, un pugino nostro che ha scritto sul nostro padrone, sul Castiglione a Pescaia, di tutto quello che popoli via via dal 1730, l'ho letto un'altra volta che qualche giorno hanno tribolato, come diceva l'ingegnere ora uscito, per poter far alzare con sedimenti la nostra roba, il nostro padule, la nostra spianata, che è unica. No, tribolato in basso sarebbe poco, 600 morti. Bravo, bravo Fabio. Ed è unica per produrre i prodotti che si mangiano. Che faceva l'agricoltore da sempre, contadino. No, contadino no, perché era il contato, ora contadino ci sono più.
Agricoltore. Come? Agricoltore. Allora, sentito, prendi ora tu. Arrivano i 400-500 ettari, presidente. Saluto anche a te, saluto il direttore perché vicino. Anche per te. L'olivi in Padule. Nel nostro Padule dove si dovrebbe produrre grano, girasoli, tutto il latte, tutto ci si pianta l'olivi, ci si pianta. Ma vogliamo scherzare? Anche le vigne, eh? Ma vogliamo scherzare davvero, tutte le colline ci sono. Professore, perché arrivano gente o degli interessi particolari e pompano acqua, poi non è che scherzano, non è che si preoccupano di dire la prendo in superficie, come abbiamo fatto noi negli anni 60 nel comune di Castiglioni, 15 dighe c'è, no no, la pompano sotto, fanno presto, come ha detto l'ingegnere, allora questi basta fa un buco, diceva l'ingegnere, dai, diceva il vecchio ingegnere, ma Torino, l'acqua sotto, non ha pensato, lasciala stare, sono milioni di anni lì sotto, lasciala stare l'acqua, vedi da sotto. Tiene sotto il sale, tiene sotto l'innalzamento salino. No, perché non sentono scuola? Allora buca. E questo dipende da politici, non si scherza, eh? Non si scherza, non damano ad altri. Che dovrebbero dirgli no! La Toscana c'ha l'IGP toscano e te dell'olio e te non ce le fai, Padule, perché questa non è una roba che si conosce noi. E non si fanno, perché a me mi obbliga a non fare cose, no? Non saranno i GP, forse, sì. Non trovano il sistema gira, voglia, ma... Tu pensa, no? Pensa, Presidente Luca. Noi abbiamo fatto, appunto, nel 70, portarono l'acqua a Castiglione della Pescaia, l'acqua del Fiora. Passarono e ci spaccarono tutte le aziende, naturalmente, no? Guarda. Beh, lavoro. State tranquilli che no... State tranquilli che non succederà niente, basta non ci piantate l'olivi sopra, di anni, però. Si è fatta una diga nel 72, abbastanza importante, l'unica lì del Chei, lì sapete cosa mi dice, siamo soci anche noi, siamo un gruppo di coltivatori. L'ingegnere trova per passare da dove è il laghetto, che è a margine del bosco, per passare per andare alle aziende, c'è il tuo principale. Si paga l'attraversamento sempre. Paghiamo l'attraversamento come diceva Ricciardo. Ma mi pare una cosa logica questa via. Questa via no, mi spacchi l'azienda, ti dico di sì, basta come ti pare. Io poi ho bisogno di passare. Dì perché? Che fa? Volo? Mi ci fa pagare. Ma questa è da arrabbiarsi, come associazione. È da arrabbiarsi, non si può più accettare queste cose lì. Perché oltretutto questi piccoli invasi, anche se sono piccoli, ma danno un mare di vivibilità agli animali anche, no? Ai piccoli animali, no? Cioè, fanno un coso sociale, no, te ci fa tutto. Questa è la situazione. Si può andare avanti così? Io credo che... Io ho un nipote lì a 19 anni, Alessandrino, fa l'agrario lì a Pisa, è di Pisa fa l'agrario. Ma che cosa gli si lascia? Io vi ringrazio. Grazie. Grazie, Alberto. Grazie. Alberto, intanto una domanda all'ingegnere. Ma mi veniva mentre parlava Marcello Livelli, ma anche ingegneri prima, questo fatto di portare la materia prima ai fiumi, no? Basta pensare a Bocca d'Ombrone, il mare arrivava 500-400 metri più qua, quindi porta materiale e si allarga. Ma questo fatto di portare il materiale, ma è sempre positivo, perché io ho una concezione contadinesca come quando si imparta il cemento, se io spingo da una parte, quell'acqua va da un'altra parte. Quindi è così, non è meglio invece prendere il materiale e portarlo dove serve, alle spiagge, piuttosto che far spingere, perché che senso allargarsi da Marina al Bocca del Brone
andare avanti altri 800 metri che si va là, quando poi il mare entra dall'altra parte, perché entra dentro e ci sta girando. Allora, cioè non è che si potenzia di più l'erosione? Io rispondo su questo tema e ovviamente il trasporto solido a mare, quello a terra è difficile, quello a mare è complicato. Per quale motivo? Scusate. Per quale motivo? Perché la dinamica fluviale è una dinamica che ha l'unico motore l'acqua, e quindi tutta la dinamica fluviale è l'acqua che dai versanti raccoglie e trasporta materiale solido a seconda del loro percorso, lo porta sul corso d'acqua, dal corso d'acqua arriva a mare. La dinamica del trasporto invece in mare è una dinamica che dipende dai venti. E quindi te c'hai dei venti dominanti, dei venti permanenti, che fra l'altro si stanno modificando, perché si vede che nelle frequenze questo andamento non è così standard di come era prima. È un po' come le piogge. Cioè le trasformazioni climatiche sul nostro paese, sulla Terra, sono delle trasformazioni che incidono sugli agenti atmosferici. Agenti atmosferici, vento, piogge, cioè vedi che anche i venti sono cambiati, anche le direzioni dei venti legate alla stagionalità sono cambiate. E ovviamente il vento in mare fa sì che il moto ondoso con le proprie direzioni, il fetch, si parla di fetch perché è il punto della direzione della rosa dei venti, con la lunghezza più libera che abbiamo, e quello è quello che sulla costa materialmente produce più effetti negativi, perché l'energia che viene trasmessa dal vento all'acqua e poi dopo l'acqua attraverso il moto ondoso la dissipa verso terra, ovviamente è un meccanismo che è quello che interviene nella distribuzione delle sabbie. Abbiamo due tipi di sabbia. Una sabbia che viene rimodellata durante la stagione, durante i venti, e una sabbia che rimane relitta permanente perché il moto ondoso non interferisce con dei fondali profondi dove accumulano la sabbia e si perde per il rifacimento, che avviene secondo due grandezze, una lungo la linea di riva e quell'altra perpendicolare alla linea di riva. E quindi c'è sempre una combinazione di queste due direzioni. Il moto ondoso è un qualcosa che si gestisce male, però si studia parallelamente agli interventi a terra, cioè i grossi interventi di disboscamento, di dissodamento dei terreni, cioè se le guardi in una panoramica temporale lunga, vedi che i massimi apporti solidi dei corsi d'acqua sono avvenuti in concomitanza con attività sul territorio particolare, grossi disboscamenti, grossi impianti di vigneti, grosse modifiche morfologiche dei terreni che hanno fatto sì che si alimentassero più i corsi d'acqua con le acque e si portasse più materiale al mare. Ora di fatto la Bocca d'Ombrone è una cosa particolare perché l'Ombrone aveva sì una foce intanto unica, e quindi non è una foce a delta, è una foce unica. La foce unica dell'Ombrone fa sì che dall'Ombrone partano due direttrici. La principale è quella che va verso nord, cioè il maggiore trasporto solido dell'Ombrone va verso nord e arriva fino a Puntala. Nella punta di Puntala si distacca, va verso l'Elba e poi dopo rientra sul Golfo di Follonia e quindi alimenta da Piombino, dalla punta di Piombino, il Golfo di Follonia. Questa è la dinamica principale del nostro territorio. Quindi da sud verso nord c'è l'alimentazione del rifacimento. Quando poi ora Enrico parlava di trasformazione del materiale, ovviamente gli interventi che si fanno sulla costa temporalmente sono scostati rispetto a quelli che si fanno nei corsi d'acqua.
Il materiale che si estrae da corsi d'acqua e per la 35 si è fatto in modo di poter recuperare nel percorso economico per ora, perché nel percorso di utilizzo deve subire una trasformazione, non lo puoi utilizzare tale e quale come lo prelevi. Te prelevi delle sabbie miste alle ghiaie in un percorso che vede il materiale molto eterogeneo, non c'è un materiale omogeneo, sembra a prima vista ma non è. Quindi lo devi pulire, lavare, vagliare, cioè sono tutte operazioni che hanno bisogno di un percorso. Poi dopo quel prodotto lì lo recuperi come tale e quale. Io illudendomi di poter fare un qualcosa di buono con il materiale, ho lavorato per diversi anni, poi ora l'ho abbandonato e vi spiego perché, ho lavorato perché i materiali dell'ombrone venissero vagliati e selezionati e riutilizzati per i rifacimenti nella spiaggia. Io sono stato un promotore su questo, facendo dei percorsi di produzione proprio con i cavatori. Ho invitato tutti i cavatori sull'ombrone, tutti, e gli ho detto: fate un ciclo di vagliatura di questo materiale, datemi le caratteristiche, in modo che io le inserisco nei capitolati speciali d'appalto, perché questo materiale venga riutilizzato negli interventi sulla costa. Il clou l'ho avuto con l'approvazione del progetto di sistemazione di Puntala per quasi 4 milioni di euro, dove ho fatto delle opere e avevo programmato il rifacimento con un materiale particolare che l'ho messo nel bando di gara e ho fatto in modo che ci fosse l'offerta migliorativa proprio su questo materiale per garantire e migliorare la filiera dall'escavo, estrazione nombrone, lavorazione, riutilizzo nelle piante, perché ero convinto che questo percorso dovesse essere agevolato dalle scelte che la committenza faceva, in questo caso Regione Toscana. È una produzione di materiali però che ha avuto noi si chiedeva materiale solo vagliato, non frantumato, che male si conciliava con le attività degli impianti. Quindi avevamo chiesto una specializzazione degli impianti nella semplice vagliatura, evitando quella che era la frantumazione di calcari, perché poi i nostri, il bacino Lombrone, trasporta calcare e impianti, quindi sono friabili. Essendo friabili, le metti in mare, non vanno bene. Allora, su questo percorso non siamo arrivati in fondo, perché dopo una prima fornitura, la cava che si era specializzata in questo, non vi fo i nomi, e ci ha detto che il prodotto non lo faceva più perché era antieconomico per loro, ma erano loro che avevano una situazione di monopolio e dovevano definire quello che era il prodotto finale con i costi che loro dovevano affrontare. Questo non l'hanno capito, non l'hanno maturato, e quindi questo materiale è venuto meno. Io sono dovuto andare, per trovare quei requisiti che si erano tracciati con la prima vagliatura, a prendere il materiale dalle cave di Parma. Va bene? Perché anche qui, come diceva prima lui, si sono fatte delle chiacchiere. Io ho fatto anche la sostanza delle cose, però non sono arrivato a un risultato, perché forse ero solo nell'affrontare questo mondo. Quello che mi rammarica un po' è che elementi così semplici da confrontare è impossibile che non si portino a casa. Cioè vuol dire che a un certo punto i ragionamenti vengono fatti, non ci si fa a elevarli fino ai punti decisionali. Però io mi fermo qui, cioè, il mio lavoro è questo, io con il mio lavoro, compreso le proposte di semplificazione per la legge dell'invasi, per vedere di rendere più snelle le cose, e quindi le proposte si fanno, ovviamente i risultati non le posso ottenere io, non sono quello che chiude e decide, io sono quello che applica quello che altri decidono. Poi si fa da portavoce, si cerca di migliorare le procedure, però più di tanto non si può fare, non è il nostro ruolo.
si può essere propositivi in questo. Anzi, quando parlavo col vostro collega, mi diceva certo, se ci si facesse a fare una base di dati unica, perché noi si sta lavorando sulle concessioni, quindi ci siamo confrontati fuori con lui, si sta lavorando sul SIDIT, che è un sistema informatizzato di tutte le pratiche che riguardano le concessioni, gli attingimenti e le autorizzazioni, con dei portali che si potrebbero interfacciare con l'utenza finale. Intanto l'utenza finale bisogna che ci abbia le attrezzature. Io ho i genitori che hanno più di 70 anni, c'è la PEC dell'azienda, c'è il sistema di comunicazione, da soli non fanno niente. Cioè, il problema qual è? Chi li gestisce per conto loro questa parte di informatizzazione spinta verso la quale ci stiamo rivolgendo? Chi? Con quali sistemi di sicurezza? Perché poi dopo, la domanda dopo dice, ma che sistemi di sicurezza si mette in capo? Perché se io do la mia PEC o le mie password a tutti, conosci il codice fiscale, non lo puoi utilizzare perché è un dato sensibile, la data di nascita, la tessera sanitaria, sì, un po' utilizza niente, si parla di privacy e poi dopo provi tutto, perché magari uno è sul social e quindi ci mette anche quello che fa, cioè, ma anche cioè, no, se un dato deve essere gestito deve essere conosciuto. Quello che mi ci vuole per gestire il dato non può essere un dato che è protetto, perché sennò io il dato non lo posso gestire. Purtroppo oggi nel nostro paese si rincorre queste cose qui e ci si deve fare i conti quotidianamente, perché poi c'è il garante della privacy, poi a livello unitario ti fanno le sanzioni e poi devo fare le schede perché quel nome lì lo devo mettere lì invece di là, quello non lo devo di qua, lo devo prendere di là, cioè è tutto un lavoro così. Quindi le difficoltà sono anche per chi lavora, ma tanti, e non ci si fa a pararle tutte. Allora, ovviamente, però, se ci si deve attenere a quei percorsi, vuol dire che ci vuole più personale per seguire i singoli passaggi. L'anello debole qual è? Quello delle singole aziende che sono piccoline, che non sono strutturate per fronteggiare queste richieste. Poi le associazioni fanno il loro. Per amor di Dio, ma cioè, se te c'hai 3-4 mila utenti, ma come fai a controllare tutte le pecche, tutti gli aggiornamenti di tutti, se quello nell'azienda singola non ha percezione di quello gli arriva? La difficoltà che vedo io dei genitori miei, che sono anziani e bisogna badarli per accompagnarli in queste cose, io penso che non ce l'ho solo io questo problema. È un problema. Poi si fa portali, si mette in comune i dati, oggi trovi tutto sul portale, trovi tutto di qua, si riuscirà a avere una gestione delle singole aziende sul portale, ma l'azienda piccolina, chi gliela ha il portale? Come fa a leggere il dato del portale? Nel portale ci sono anche mezzi. E quindi io l'ordine per quello che riguarda il mio ufficio si fa ricevimento anche a singoli, anche il pensionato di 80 e più anni che viene e nell'ufficio gli si piana modelli, si fa le cose e gli si fa le domande. Perché l'ordine da settimana da me, io dico, non mi importa niente. E quindi se c'è qualcosa, qualche problema di privacy, denunceranno me. Se c'è qualche problema d'altro genere, denuncia, tanto mi arrivano uguali. Però non è possibile per alcune aziende del nostro territorio, dove il titolare dell'azienda è una persona datata, che possa adempiere e accompagnare la sua attività in queste modalità. È difficile perché non si sa come venirne fuori. Che da una parte ci sarà il portale e sarà tutto informatizzato in maniera spinta e mi auguro che ogni utente
riesca ad avere tutte le informazioni che sono collegate al sistema e quindi gli arrivano tutte insieme. Dall'altra parte c'è da preoccuparsi per la sicurezza e per chi gestirà quelle informazioni. Io... Bisogna, colleghi, quando si viene a fare domande, gli si fa una rubrica e si dice, tieni, guarda, questa è la password, questa è... abbi l'accortezza, guardamici te, perché non so come fa. E credo che avvenga così, che per quello che mi riguarda è così. E non mi vergogno a dirlo. Grazie, sembra un banaletto. Io lo dico, una cosa. Vai Massimo, bene. Dicevo, ma è più conveniente allora per le cave fare l'escavazione dei campi, fare pure nei campi come succede lì all'Arcille, e poi ora per il disastro lì lo ritappa e utilizza la roba che c'è lì che porta naturalmente il fiume, tutto bene, fa quelle cose lì. Tutta la gente che studia, si vuole ricaricare le faglie e poi ci si mette l'argilla vicino al fosso dell'acqua del fiume, stia lì, impara nella faglia e si porta del materiale. E quello che lì nel fiume si lascia lì. Capito? Come succede lì, come succede la carta di faccia, da lì è troppo evidente l'argilla, che vuole lì. È la meglio terra che c'era per pomodori quella. Lì voglio un piano per modo. Comunque ascolta, il piano cave che è il piano estrattivo che da tempo è stato elaborato, perché noi siamo passati da un divieto assoluto di escavazione nei corsi d'acqua, e quindi c'è una norma che vietava l'estrazione dei materiali idrici dai corsi d'acqua, salvo che non ci fosse un pregiudizio per la pubblica incolumità, dove dovevamo intervenire e non c'era la possibilità di ricollocare lungo il corso d'acqua del materiale, quindi era solo un'incisione in questo caso, ovviamente l'estrazione era stata vietata. In quel frangente, al momento in cui l'estrazione in acqua è stata vietata, perché quelle cave che dici te prima erano delle cave che erano in alto, pensa a Paganico lì al Castelluccio, dove l'Ombrone fa una deviazione di quasi 360 gradi, c'era un accumulo di ghiaia, c'era la draga che da sopra che la via ruotava e riutilizzava materiale. Al ponte dell'Orcia, per andare, c'era un'altra cava, estraeva dall'Orcia e faceva il materiale. Un'altra era sul Cipressino, estraevano, andava sul materiale. Un'altra era al Mulinaccio, estraevano, Campagnate, estraevano e andavano su. Che è successo? Col piano estrattivo avevano individuato delle aree di prestito. Le aree di prestito erano banchi di ghiaia che erano in subalveo e quindi a mio avviso erano all'interno dell'alveo anche verde, e ho osservato questo fatto. Perché io ho detto, voi vietate l'estrazione dall'alveo quando poi l'alveo è qualche chilometro, perché il FAI, il piano d'assetto idrogeologico, aveva definito l'Ombrone con l'alveo su una medio piena. Cioè che vuol dire? Le aree occupate dalla medio piena, che aveva un tempo di ritorno 20-30ennale, era l'alveo. Se quello era l'alveo, tutte le cave che ci sapeva nella zona, partendo da Istia, da Istia d'Ombrone, lì nel comune di Scanzano, dove c'è una cava, per tutte quelle erano Ombrone, erano tutte secondo me cave in alveo, già autorizzate dal piano cave. E quindi era già lì il contrasto. Però questi avevano avuto una programmazione, una pianificazione regionale che le aveva individuate e autorizzate. Questo era un assurdo. Proprio per il discorso che facevi te, ora ti do del tutto antico. No, invece mancherebbe. E quindi questo assurdo come è stato affrontato? È stato affrontato chiedendo l'inserimento dell'estrazione laddove ho sovralluvionamenti certi, che sono dal punto di vista tecnico individuati, la possibilità di alienare quelle ghiaie o quei materiali litoidi in cambio delle lavorazioni. Questo si è messo insieme, cioè la normativa, con osservazione alla legge 35 del piano cave, ha fatto sì che dietro a degli studi mirati per
verificare che ci sia davvero un trasporto solido in eccesso e quindi un sovralluvionamento di parte dei corsi d'acqua, è possibile riscavarli e cedere e vendere questo materiale. Questo è un obiettivo che era stato tracciato quando presidente della regione c'era presidente Rossi, e quindi con la passata legislatura è stato sistemato la legge 35 cave di regione Toscana che consentisse questo. Dov'è il problema? Il problema è che ci devono essere degli studi che dicono quest'asta fluviale, perché loro analizzano che deve fare degli studi complessivi sull'asta fluviale, e il distretto può esprimere parere su questo, e ancora non ha fatto gli studi e le pianificazioni per dirlo, e quindi si costruisce tutto su quella che è la valutazione tecnica di un intervento, si è riservato di dare dei pareri. L'ultimo intervento che io ho autorizzato al consorzio di bonifica sulla strada, è visibile sulla strada del Cipressino quando si sale per la montagna sia in sinistra che in destra, dove è stata data sezione al corso d'acqua, e era anche, è stato motivo di interrogazione in consiglio comunale con una nota del WWF, io con un parere contrario dell'autorità di distretto, e gli ho motivato perché non ero d'accordo con loro, ho autorizzato loro al lavoro e il lavoro è stato realizzato. E come è finito? L'anno siete andati a fare il sopralluogo. Ebbene, è finito bene perché il lavoro è stato fatto bene. Ora, detto questo, ovviamente è complicata la partita. Se io vi dico che negli studi del trasporto solido, che non ho fatto io, ma sono stati delegati all'Università di Firenze, il trasporto solido dell'Albegna è in equilibrio, anzi, c'è più lo scavo del riporto. Ma perché? Perché se te concettualmente... Ma chi l'ha fatto? Noi, te l'ho detto prima. Ma perché io ho... C'è l'accumulo. Te c'è l'accumulo. A me c'è l'accumulo. Te l'ho detto prima. Te l'ho detto prima e ti do i risultati che sono stati riportati in un convegno dall'allora assessore regionale, che era l'assessore Bramerini, nostro assessore, e che lo studio che ha fatto il professor Paris dell'Università di Firenze, dove aveva riportato che fra gli scavi, fra il deficit in scavo e il deficit in riporto, grosso modo era pari. Sicché non è che ti dico, poi ti posso dire quello che penso io, ma l'ho detto all'inizio. Allora, su questo punto qui, ovviamente, che è successo? È successo che, essendo in equilibrio il corso d'acqua, te puoi fare solo interventi puntuali, particolari, e sono stati fatti spendendoci €1 milioni dal consorzio. Ci sta bene di farli. Sì, ma sono stati anche fatti in parte, perché €1 milione erano stati destinati a questa attività qui, dal ponte che va su verso Monteverano, con punti singoli dove sono stati fatti e realizzati le difese di sponda, dove sono stati fatti degli escavi, dove sono stati ceduti parti di materiale. Ovviamente non è che questi lavori devi tenere come riferimento un qualcosa che è più grande di un intervento puntuale. Io sono convinto che per rispondere a quelle esigenze, che mi sono adoperato per farlo, bisogna rimettere insieme più soggetti, compreso gli agricoltori. Cioè, la dinamica è sempre quella: un torrente impetuoso che ha dei livelli di portata molto variabili, perché oscillano in un ordine di grandezza da 1 a 200, cioè, magra 1, piena 200, dove l'alveo nei periodi di piena è un alveo che è 20-30 volte di più rispetto al periodo di magra che è inciso, dove la velocità dell'acqua è tale che ovviamente la risposta di una scogliera a protezione di una sponda del campo lascia il tempo di troppo. E questo te lo dico tecnicamente.
che bisogna fare? Bisogna proteggere lì le infrastrutture vere, abitazioni, strade, quello che impatti, difenderle con opere strutturali di rilievo, ma è impensabile che ci finanzino, anche se si dovrebbe fare, che ci finanzino la difesa dei campi di ognuno, di ogni agricoltore, con opere che superano di 100 volte l'ordine di grandezza del valore di svalimento. E lui pensa questo. Ma scusa, ma sì. I campi sono mica soldi. Lo so. Voglio dire, ma me lo farete decidere a me se nel campo mio ci voglio fare la casa di espansione o se lo devono decidere quelli altri, perché la terra lo decide se è un'opera pubblica, ma si è riscattata. Aspetta, se è un'opera pubblica ha le sue filiere per scegliere se l'opera pubblica viene fatta nel territorio tuo, suo o mio, uguale. E quindi se c'è una valenza pubblica, la valenza pubblica è al di sopra di quello che è l'interesse privato di ogni singola azienda. E questo purtroppo non è che lo decido io, Lo decidono le norme che definiscono l'interesse pubblico e danno la possibilità a chi propone l'interesse pubblico di poter procedere agli espropri nel giusto valore di mercato del bene. Allora ce lo espropriassero e ce lo pagassero, perché io ho 3 ettari, io ci passo la vigna, ora me lo levano anche dalla PAC e ci prendi più manco. Però, quello sta dicendo l'ingegnere, se fa essere espansione, viene pagato, è come quando passa una strada. Però, invece il non fa nulla, se c'ha la sala espansione non prende niente. Aspetta, il problema nel tuo caso non è questo, perché questo c'ha la soluzione. Cioè, questo c'ha la soluzione. Se c'è un'opera pubblica che insiste sul tuo territorio, te, con le procedure che ci sono, vieni indennizzato, vieni ripagato. Non è questo il caso. Il caso è un altro, è più drammatico. Qual è il caso? Aspetta, te lo dico qual è il caso. Il caso è che in quella parte di corso d'acqua, in quell'area, c'è già una perimetrazione che viene da prima che tu avessi comprato o avuto in eredità il terreno, come era, dove l'albegna, in questi casi, è sempre esondato naturalmente in quelle aree e esondando tutto quello che ha incontrato, perché non ci sono opere e quindi nessuno l'ha mai regimato, tutto quello che trovava faceva e disponeva liberamente e naturalmente un percorso che decideva il corso d'acqua, non lo decidevi né io, Padre Eterno, quasi all'acqua ne mandava, ti occupava l'area e te lo trovavi allagato per il dinamico. E te lo trovi così, perché la dinamica e rimane e è sempre vera. Sì, ma prima parlavi, dicevi ci sono le stoni, che ora non ci sono più, no? Bravo. Allora, dalla mia terra a dove passava l'acqua c'era 150 metri di restituzione. E ora sono spariti. Ora sono spariti, dal vigno una volta viene qua, una volta va là. Cioè, il letto sarà grande 500 metri. Bravo. Pieno di breccia, cioè che se guardi dal campo l'acqua è più alta. Sì. Ora voglio dire, io mi sta bene che se viene l'alluvione vada a mimicare. Vada dove è sempre andata, no? Da tutte le parti, dove è sempre andata. Perché non voglio che l'albigna sia... Certo. Però quello di ora siamo in una condizione che se piove 40-50 mm è così. Allora che si deve fare? Aspetta, te lo spiego, vedi, ci arrivavo a passettini. Prezzo, è questa la logica. Lo so. No, a passettini. Però ora ti dico una cosa. Te pensi di risolverla con intervento? Penso niente. Aspetta, lo so. La soluzione è complicata. E non è complicata, è complicata perché gli interventi che puoi fare a salvaguardia di queste cose, che possono essere opere a distanza, opere compensate, perché poi l'opera che fai te bisogna che non danneggi né quello che hai sopra né quello che hai sotto. Perché se te in qualche modo canalizzi l'acqua riducendo le aree di espansione, te arrechi un danno a quello che c'è sotto. Perché ovviamente risparmi i tuoi terreni dall'acqua, ma ce ne va di più a quello che è di sotto. Questo è un meccanismo che ormai... Questo andrebbe visto, ma l'ho detto mai. Di sotto, lì da quella piana lì, fino al ponte non ci sono più, c'è tutta l'intera
incassata nel mezzo alle colline, quindi non danni non le fa. E vabbè, però insomma, invece di andarci 10 litri ce ne va 12. E quei 2 litri in più sono un problema perché li soldi sotto. Detto questo, però, il sistema secondo me è quello che ho detto all'inizio. Cioè noi e io sono stato promotore per un gruppo di lavoro con l'incontro fra l'assessore Monti, l'assessore Saccardi e noi che c'era CIA regionale, dove gli ho detto l'unica soluzione per questo è mantenere quello che è lo stato dell'arte, cioè che vuol dire? Che l'acqua è lì, c'è sempre andata, non fino ad andarci, però bisogna che non arrechi ulteriore danno e non indebolisca patrimonialmente quello che è il costruttore, che sarebbe detto, cioè io gestisco la mia azienda, ma bisogna che non perda capitale aziendale, bisogna che non perda. E quindi gli ho detto, facciamo in modo che i tre settori, difesa del suolo, agricoltura e ambiente, perché poi sei anche in un'area vincolata, dove c'è un sito di interesse Natura 2000, dove determinate attività non si possono fare, e quindi bisogna trovare l'equilibrio tra questi tre elementi collegati al PSR e ti dicono, guarda, dove ora c'hai 500 metri di letto di corso d'acqua, facciamo due fasce di 100 metri che te gestirai e dalle quali avrai reddito e che conserverai per stabilizzarle, dove il pubblico ti dà dei soldi per fare gli interventi e poi dei redditi per fare la manutenzione degli stessi interventi. Condivisi fra i tre mondi, il mio, quello ambientale, io parlo del mio, scusate, ma quello della difesa del suolo, quello dell'ambiente e quello dell'agricoltura che riveste i tuoi interessi. O noi si fa sinergia qui e si vanno a proporre degli interventi per, oppure io i lavori che dovrei fare io né me le finanziano né mi danno l'autorizzazione per farli, perché è un ambiente che deve rimanere con quella naturalezza. L'agricoltore dice io perdo tutto, mi rimane altro che andare via. Vo via, qualcuno bisognerebbe che mi dasse il valore dei terreni, le comprerò da un'altra parte, ma non se li danno, perché quell'ambiente lì è già perimetrato come area di esondabilità del corso d'acqua e ha sempre avuto quella funzione. E quindi si dice malamente, ma uno si ritrova che se non ci si fa a mettere in piedi questo sistema qui, che a te ti finanziano gli interventi, ti danno reddito all'azienda, uno si ritrova, come si dice a casa mia, becco e bastonato. Ma io ho detto che quelli sono stati sempre esondabili. Io voglio dire 50 anni, 51, non ce l'ho vista mai passare dal Degnalito, da Gran Campo ci si segnalava tra tutto. Certo. E ora c'è passata. Un posto. Ora c'è passata. E ora c'è passata e ci continua. Ma opere lì dove ci siete, non passata, ci sono opere. Diminuire un attimino la quantità di breccia vuol dire allargare un pochino anche. Io questo sono d'accordo, però l'impatto con quello che dici te, con le fasce da ma un milione di... ascolta ma anche il comune di Milazione Fabio, che hai speso e lo sa benissimo un milione di euro nella parte alta dell'Albegna con opere che sono state cancellate in un evento, va bene? Se te quel milione l'avevi dato invece che spenderlo nelle opere a quelli che avevano le aree occupate, già il 50% l'avevi indennizzato, perché quei terreni che dice lui che sono fiorenti per l'azienda oggi a livello di prezzo di mercato sì, è andata che le vinte volano di tirato. Ora invece problema mio, no, è un problema non solo tuo, è tutti. No, ma qui ci sono tre che l'Albegna, certo. E va dentro quell'altro fossetto, e non è che mi dava quella lì dove passa, certo. No, mi portavi anche la vigna, perché era lì, io ho 5 ettari di vigna a Morellino. Poi, ma se così inizi, no. Perché si alza di verde.
si sta alzando di livello. Guarda una cosa, ma è un'area che quando che il fiume c'ha più acqua dovrebbe sondare. No, ci non è che l'acqua chiara. Ma non è che ci deve passare naturalmente. Ha fatto lo strappo con una deviazione. Se ci passa sempre, voglio dire, secondo me è una deviazione. Nel 2018, 19, quando è più un naso del passato. Però c'è due ordini di grandezza dei problemi. O si trova una sinergia per te, se no ce n'è un altro problema. E te puoi proporre e difenderti dal corso d'acqua proponendo te stesso la realizzazione di opere a difesa del tuo bene personale. Ma non si vuole farlo, perché se non prende uno scavatore non pulisce, non vuole farlo. Un altro lavoro. Tieni permessi di realizzazione del progetto di sistemazione e ti ci vuole un anno e mezzo per avere tutti i pareri, però lo puoi fare. Ma è assurdo, perché è assurdo? Perché è un ordine di grandezza superiore a tutte le nostre aziende. Cioè io mi metto in un'azienda che ci tira fuori il pan per cena e che non può avere da investire tutti quei soldi per fare un'opera a difesa del suo bene. L'assurdità è proprio questo, che paga per essere tenuto bene o essere tenuto. Perché c'è anche questo da dire. Però, ragazzi, purtroppo, non ci aiuta e non ci può aiutare se non si innesca questo meccanismo. Sì, ma il meccanismo noi agricoltori si innesterebbe anche. Il problema è che tocca soffrire sempre all'agricoltore, perché il fondamentalista, loro andando in quel modo e non si schiodano, va bene. La burocrazia, come si diceva ora, non ci aiuta. Quindi nel senso che quelli che si perdono sempre molto. Ora frette, forse si troncano tutti. Infatti io ho chiesto di riconoscere, con tutti i vincoli che mettono per le aree protette, di mettere a salvaguardia l'agricoltore stati, perché è l'area che secondo me è il soggetto che va protetto più di tutti gli altri, perché gli altri rimarranno e si andrà via. Ma il problema poi non è dell'agricoltore mafia, che anche l'agricoltore non gli importa niente a nessuno, noi siamo d'accordo. Il problema è della collettività, perché quando è usata la vigna, a lui è andato al campo. Ma tu ti vieni a portare via la casa, la lavava le macchine, bravo. La strada la porta via, il problema non è il nostro barba, il problema è di tutti. E questo che non si vuole aprire o soffitto di non capisce. C'è anche un altro aspetto. Sul bacino dell'Albigna c'è stato speso un qualcosa come 62 milioni di euro. E che si è risolto? Niente. No. Il 2019 è io per te la storia non l'avevo molto preso dall'altra parte, però per l'esempio mi sembra. Comunque Renzo, dal 2012 che è quello di 2 milioni che è stato speso nella parte alta, ci sono voluti 8 anni per fare lavori. Capisci che 8 anni la vita non sono anche la recidiva. Gli andato di quale ammesso che quei 4 punti siano stati quelli. Ho capito, ma. Io sono il soggetto. No, ma ci sono davanti. Ma infatti io vi rispondo e vi dico, se non si affronta con gli altri soggetti, mondo ambientalista, agricoltura e difesa del suolo, non si arriva da tutti i parti. Te lo dice uno, l'ha proposto un gruppo di lavoro con un'azienda sperimentale sull'Albegna che ci ha portato sia la parte ambientale sia la parte agricola. E sono lì che vesticcio che non riesco a chiudere il cerchio e io sono dentro al sistema, quindi lo capisco benissimo. Che posso fare? Quello che potevo fare io l'ho autorizzato lavori al consorzio, continuerò ad autorizzarli. Il problema qual è, ragazzi? Che in quel modo secondo me si perde tempo, non è la soluzione. La soluzione è creare un sistema che alle aziende gli dia reddito, gli dia guarda che in questa striscia di 200 metri le voglio tutte e due, perché se il livello sale della breccia, ma che sarebbe si sta la breccia di più, la breccia si stabilizzerà e la leveremo, perché un milione di euro sono 50 ettari e mai ti prende 20.000 ettari e lasciarli stare, perché sono d'accordo. Io sono d'accordo con voi, però ci vuole qualcuno questo sistema che mette a piede. Allora, io le criticità che ho riscontrato, ma anche insieme a voi, perché insomma me ne rendo conto quando voi a giro penso alle situazioni che mi hai detto. Ma se te dici, io ti lascio lì, prendi l'escavatore, va lì e fa che ti pare. Qualcosa nasti, ma non fa un risolto. Non è questo il sistema
Si prova a dare la parola al presidente Brunelli. Volevo solo, forse il presidente, l'ingegnere, per chiuderla e con l'assist al presidente, ha detto quello che si dice, mi sembra aver capito quello che si dice con Mincia. Roberto è andato via della serie, l'ingegnere ci sta dicendo tutte le difficoltà, no? Se avete, se vediate anche il libro di storia, trovate tutte le sezioni grandi, dei fiumi, tutte. Allora, io credo che come CIA si è sempre detto, e ci credo fondamentalmente in quella che CIA ha sempre detto, che la soluzione non è una, è come al Covid, no? Pensare al vaccino e basta, dicono no, le mascherine e basta, no. Sono tutta una serie di cose che ci può fare. Ecco, qui pensare solo, come farei io, no? Di fare una grande autostrada nel coso non risolve il problema. Solo le piante non risolve il problema, perché se c'è il fiume pieno, quando viene fanno le fine delle mie, vengono tutte a marina. Se, quindi bisogna fare tutta una serie, quindi si è detto stamani, per me l'invasi che ho detto è che tra arrivare un secchio d'acqua e arrivare mezzo secchio d'acqua cambia, è un picco del vento. Il fiume più pulito, invece di essere così, di essere almeno un pochino a conca, un pochino, ma tanto, risolve il problema. L'inerbimento, insomma, le piante risolverà il problema e dà un reddito. Morale della favola, sono tanti interventi. La domanda ci ha lasciato l'ingegnere, dice, però qualcheduno deve cominciare a tirare le fila qui e mettere insieme. Perché se si... lo so, ma no, ci dice fra noi, non ci dice a noi. Spesso la politica e tanti dirigenti, perché qui comunque c'è un dirigente, che è un dirigente che sarà più intelligente degli altri, però sta sempre in mezzo e sa di che parla. Purtroppo siamo, come a livello di nazionale, con la squadra nazionale, che non c'ha più giocatori, abbiamo nella politica, ma non è la politica e basta, in tutti i punti abbiamo una debolezza, una superficialità, secondo me anche, penso anche di preparazione, perché poi nessuno ascolta l'altro, ognuno la guarda dal punto di vista. Questo cosa ci porta? Che anche stamani, non lo voglio dire perché sarei scortese, ma qualcuno che doveva venire, non è venuto, insomma, anche altre persone, ha detto, ma si parla di acqua, gli agricoltori parlano di irrigazione. Allora, questa è superficialità, e il dirigente l'ha detto prima, l'Olivelli nel suo famosità, no? Che sta in ufficio e basta. Però non è vero, c'è chi sta in ufficio e basta e se ne occupa, c'è chi va anche per campi e ne importa una miseria, c'è una superficialità. E su questi temi ostili guardano tutti con uno spaccato. Chi guarda, ora facciamo l'esempio dell'Albania, chi guarda l'Albania e basta, chi guarda il Monte e basta, se qui non la guardi una cosa di insieme, perché la cassa di espansione toglie l'acqua, il discorso dei laghi, no? La toglie e non arriva all'Albinia. Ma se pensi di risolvere solo la cassa di espansione, te dici una cassa di espansione di 20.000 ettari e basta. Qui quello che è stato 2.000 anni fa, l'ho detto prima io, l'esempio dell'Albinia, le case non c'erano, però prima ci hanno fatto fare la politica, le case dentro il po', dico io, perché il po' ci sono dentro, prima ce le fanno fare e poi ci dicono, oh, ma te non ci devi stare, te quando hai comprato la terra, l'ha comprata per terra normale, poi ti dicono, ma guarda, è quello che ha comprato il fiume, e di fatto, come io, noi si è comprato il fiume, perché siamo nell'alto del fiume, dove passava 2000 anni fa. Allora, la domanda è, come si dice, dimmi che devo fare, ecco perché c'è la legge Sala, me la paghi e vo via, e la compro da un'altra parte, ammesso che la trovi, me la paghi, mi dai di che campacci, ma noi abbiamo, come da te, l'Albegna, il fiume, gente che ha perso 4, 5, 6 ettari, di cui continua a pagarci reddito agrario, reddito dominicale. Siamo quelli che ci pagano di più il consorzio bonifica, per quel poco che posso dire, perché ora lo studio è stato mitigato e devo ringraziare queste persone qui, perché prima quelle zone lì erano classificate zone rosse, zone a rischio di alluvione. Quindi in più un pagamento, quindi si dice che basta tanto. Quindi cosa bisogna fare? Quello ha detto Roberto, portarla alla politica, non ci si sta provando. Si farà questa petizione, si farà un ordine del giorno, presidente, mi sembra già detto, anche nella prossima direzione, insieme alle firme e a tutti, si manderà la politica. Purtroppo questi temi qui, la politica, da estrema destra a estrema sinistra, lo dico, scusate lo sfogo, sapete perché gliene frega niente? Perché so, opere che non vedano, meglio tappare una buca che si vede il giorno dopo. Non è consenso. E il politico guarda, tutto il politico, guarda l'oggi e non guarda il giorno. Lo sai che nel mese di luglio, che era agosto, luglio, la Saccardi è stata a pranzo, che è stata a Fabio,
se quando passate il ponte del Fiascone, si è anche fermata a vedere quei monti di Breccia. Sai chi è servito? Ascolta, le cene, le pranzi e cene in quella maniera lì. È venuta in visita. Ma lo so. Allora, l'assessore, a partire da quello che ha detto te, voglio nominare ora, invece di andare a fare la singola visita, che si chiama populismo, venga a tavolo di confronto, non di venire che ci pensa vince. E vale no per lei, vale per tutte. Perché è andato a visitare 50 aziende, ok? Capisci 50 realtà. Se invece viene una riunione come questa e ascolti il professore, l'ingegnere, il consorzio bonifica, 30 agricoltori, in 4 ore capisce più cose che 50 giorni andare a girarci qua. E come si chiama? A me che lo faccio a destra, a centro, a sinistra, c'è un nome solo. Populismo. Tanto ci penso, tanto fra 3 anni poi ci sarà lui, poi c'è quell'altro. E come si è detto, i problemi dopo 20 anni sono sempre qui. Sì. E spesso siamo noi tacciati di non fare, ma siamo gli unici che ci portano sui tavoli. Gli unici che ci si è messo la faccia, anche chi le invita le persone a far giro e a farsi le bisbocce, perché non si fa in quel modo lì, vengono a prendere prima gli schiaffi. No, ma non parlo di questo, fatto sì, parlo di altri. Comunque, vai, fai prima il saluto te e poi si saluta. Allora, l'argomento che ha toccato ora Enrico è un argomento che è stato oggetto di profonde discussioni anche in seno alla Giunta regionale toscana, c'è il Presidente, se vuole eventualmente lo riconferma anche lui. Però in realtà noi abbiamo la necessità comunque, a prescindere dagli atteggiamenti di tutti, come dice l'ingegnere Ricciardi, di trovare una linea di sintesi, trovare una soluzione, perché se non la troviamo naturalmente il problema rimane. Invece noi dobbiamo risolvere il problema, perché se si dice sempre, tutte le volte, il solito problema non si risolve e non si è fatto nulla. Quindi io ora passo la parola a Luca Brunelli che chiuderà questo incontro. Ritengo sia stato un incontro utile perché ci ha dato la possibilità di un confronto, quindi non mi rimane che ringraziare il professor Luca Incroci per l'aiuto che ci ha dato, l'ingegnere Ricciardi che naturalmente è sempre estremamente disponibile. Poi io ho un difetto perché mi trovate sempre avido. Io sono sempre via. Però sto qui, quindi, la metà la conosco, quindi, e quindi, le volte di le cose bisogna stare attento perché il giorno dopo dobbiamo andare sempre la stessa naturalmente. Di nuovo ringrazio l'ingegnere Ricciardi, ringrazio Fabio Bellacchi per il consorzio, domani tanto noi ci rivediamo e ringrazio la Scia Toscana per questa opportunità e lascio la parola a Luca Brunelli. Grazie. Io visto che sono rimasto solo mi permetto di darmi la mascherina dopo uscita la svelta, ma insomma dovrei essere sotto controllo. Luca, sarai anche un Novax? No. Penso che gli errori se ne fanno tanti, ma insomma penso... Vabbè, allora io innanzitutto ringrazio questa provincia insieme alla Scia Toscana che ha organizzato questo momento di confronto e voglio rendere comune con tutti voi il fatto che non è un solo momento di confronto questo, ma si sta facendo una catena di punti di conoscenza che ci permettono di andare anche oltre le competenze, le conoscenze, gli elementi formativi e informativi che avevamo. Noi questo aspetto non l'abbiamo mai sottovalutato, né la gestione e neanche l'irrigazione, perché chi dice non è venuto perché si parlava di irrigazione, perché è una roba banale, insomma, l'ha detto per Rio, ha fatto una battuta, ma solo per l'irrigazione ci vorrebbero tavole di concertazione, università, mondo istituzionale, politica, tutto quello che c'è, forse stia insieme per qualche mese e forse una strada la si potrebbe anche trovare. Io innanzitutto riconosco alle figure qui presenti, non conoscevo il professore e mi dispiace ma mi farò dare i documenti presentati, ma riconosco alle persone qui presenti un impegno, insomma Bellacchi lo conosciamo, abbiamo anche partecipato in maniera attiva alla vita di questo consorzio di bonifica, l'abbiamo fatto con intenzione proprio per puntare ad un raggiungimento, ad un obiettivo, ma è uno dei consorzi oggettivamente dove si muove,
qualcosa si muove. Poi arriverò a dire come mai non penso che sia questa la soluzione, ma qualcosa in questo territorio si muove. Ingegner Ricciardi, anche se lo conoscete più tanto voi, perché lui dice c'è un ufficio qui, non è che non si sposta, si sposta e partecipa alle riunioni che contano ogni volta e si mette sempre in discussione. Quindi io ho avuto modo di ringraziarlo per il modo illuminante che ha, perlomeno nei nostri confronti, e stamattina lo ha potuto mettere ancora una volta in gioco e a disposizione, e quindi devo ringraziare e condivido il suo modo e il suo approccio. Io parto un po' più da lontano. Quando veniva detto che le associazioni, poi il mondo politico si comporta in maniera uguale, beh, io mi voglio un po' fare una distinzione su questo aspetto. Signori, saremo una minoranza, saremo poco ascoltati, ma per gli elementi reali, gli elementi che noi mettiamo al centro, le priorità per la nostra confederazione sono diverse e non c'è niente da fare. Questa è una consapevolezza che dobbiamo prendere. Per noi è importante la resilienza dell'area rurale, dell'agricoltore e della sua vita, per altri sono importanti altri prospetti e altri principi. Innanzitutto sono le economie che si generano dentro a certi tipi di SPA o di società, di come si specula sulla attivazione di un bando piuttosto che di un altro, di un comportamento su un territorio rispetto che è un altro. Questo è oggettivo. Noi siamo diversi, lo siamo sapendo di non essere una maggioranza, ma sapendo di poter in questa maniera far comprendere un bisogno. E il bisogno italiano è quello di progettare. Qui non è che non si sta facendo perché qualcuno non vuole, nessuno si mette al centro la progettazione del futuro rispetto a quello che può guadagnare nell'immediato. E quello che può guadagnare nell'immediato per alcune realtà è tanta roba. Ma noi da quel mondo siamo fuori, siamo esclusi per volontà, ma siamo esclusi anche a prescindere. E allora quando si portano elementi, come veniva detto, si piantano gli olivi laddove non ci interessa che siano piantati, si fa il pozzo e si pompa tutta l'acqua che ci vuole a prescindere da quello che poi crea quel comportamento, quell'atteggiamento, e noi in questo percorso di incontri l'abbiamo conosciuto bene. Io ho avuto modo di ascoltare in maniera più puntuale, mi dispiace averlo potuto fare oggi, ma i professori del Sant'Anna, altre entità, abbiamo capito che la gestione e la possibilità di raggiungere l'irrigazione in Toscana è una condizione legata, talmente stretta, è così legata stretta, che se non si ha un giusto comportamento, l'irrigazione non la si potrà mai raggiungere, perché i soldi per fare le grandi opere non esistono, ma con i comportamenti e l'utilizzo scientifico delle risorse che abbiamo si potrebbe fare tantissime cose e si potrebbe mettere a sistema tutto un apparato che in qualche maniera, se vogliamo, può anche già esistere. Quanti laghetti abbiamo già fatti, quante strutture abbiamo già fatte, quante. Allora, come mai non si è mai pensato e mai voluto costruire un progetto irriguo in questa regione e di conseguenza anche di gestione delle acque? Probabilmente 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, le agricolture che avevano bisogno di questo tipo di percorso erano solo le agricolture, fra virgolette, povere, l'agricoltura della Maremma più o meno abbandonata. Beh, oggi il tema è cambiato, il Chianti ha bisogno dell'acqua, Montalcino ha bisogno dell'acqua, la viticoltura ha bisogno dell'acqua e ora si sta un po' movimentando questo percorso. Ma attenzione, i signori che ho citato hanno i soldi per farsela all'acqua, eh? Questa è l'attenzione. Oggi siamo di fronte a un bivio dove dire ognuno ci pensi per conto suo, vada ad attingere alla piattaforma X o al progetto dentro al PNRR come si tenta di fare, è un rischio che noi, la nostra associazione, non può correre. Cioè io lo creo l'agricoltore di serie A piuttosto che quello di serie B, che quello di serie C, perché in quella realtà in qualche modo qualcuno negli anni ha creato le condizioni o meno di poter sviluppare un'economia. Perché questo si sta facendo, eh? Cioè oggi
se uno è stato un pochino bispo, aveva i progetti pronti nel cassetto, accede al PNRR e prende soldi a posto del consorzio di bonifica. Questo succede. E allora io credo che bisogna ripartire da un altro punto di vista. Innanzitutto capire che tipo di agricoltura vogliamo domani in Italia. Poi che tipo di strutture mancano? Acqua, strade, piattaforme, wifi piuttosto che hub, tutto quello che c'è. E poi con gli strumenti, perché la PAC questo è, creare le condizioni perché quelle agricolture si sviluppino laddove c'è possibilità di metterle. Perché se io faccio una realtà irrigua per il grano duro, che mi può servire per le grandi produzioni che in Toscana ci mancano e sappiamo quanto ci mancano, e le faccio in una certa zona, e non ci vado a piantargli gli olivi, ma gli olivi le destino ad un'area più vocata o quantomeno che non vada in contrapposizione a un'altra, e io non permetto che quegli olivi siano piantati nel padule o nella zona dove ci viene il grano turco, ma faccio sì che il PSR, le scelte politiche portino l'azienda ad investire ed essere conveniente perché si investa in un'area diversa. Ma questo sistema e questa progettazione ha bisogno di far sedere le stesse figure che diceva prima Ricciardi per gestire la regimazione delle acque. È un circolo. Qui manca la volontà di star seduti, manca la volontà di lavorare, manca la volontà di stare insieme e creare una progettualità che si riscuote fra 50 anni. Perché quando si parte, la situazione irrigua e la gestione dell'acqua la si risolve fra 50 anni. Quell'anno ci manca però il giorno zero, perché se non si mette il giorno zero, quei 50 anni, sono sempre un giorno dopo. E allora, visto che a questa politica interessa solo raccogliere il frutto, noi ci interessa invece di raccogliere il progetto. Io credo che è questo che noi dobbiamo fare e continuare a puntualizzare. Certo, quando poi vedo che gli interessi di altre associazioni simili alle nostre sono quelli di accaparrarsi i consigli di amministrazione per avere ritorno, la gestione di un ente più ampio, non voglio fare nomi oggi, per andare a fare speculazione, siccome hanno i trilioni per fare guerre, comprano tutti i terreni migliori che ci sono in giro e vanno anche a indebolire le nostre aziende che magari hanno lì in affitto e stavano pensando come fa a prendersi quel mezz'ettaro di terra in più e sono esclusi dal parametro. Allora, quando si dice che le priorità sono le stesse, non è vero. Non è vero. Questa è la condizione sulla quale noi ci stiamo confrontando. E allora il progetto dove lo si fa partire? Cari signori, intanto bisogna provarci da noi nella nostra Toscana. E poi bisognerà far sì che la volontà toscana diventi un simbolo, un segnale, un patrimonio da condividere e condiviso in una realtà più ampia che ci permetta di partire da là. Perché se non si riesce a cambiare, poi cambia. Noi al Ministero dell'Ambiente non ci siamo più riusciti a parlare. Qualcosina mi sento anche di essere in colpa, perché se col ministro passato ci abbiamo provato, ma è stato totalmente un muro di gomma e un ascolto unidirezionale verso un ambientalismo strutturato negativo, che non è poi ambientalismo, perché gli ambientalisti siamo noi quelli che poi la gestiscono la terra, la fanno andare avanti, ci fanno venire la fauna in maniera equilibrata e ci fanno stare le proprie produzioni. Non che venga in base, come succede oggi, da una fauna ingestita e da condizioni che sono create dall'uomo contro l'uomo invece che a favore. Quindi questo è il tema. Allora, la creiamo questa scommessa? Cioè, ce li mettiamo a sedere i ministeri per poi obbligare a cascata le nostre regioni a fare la stessa cosa? Perché se non si parte da là, se non si trovano le risorse per dire si fa un progetto, se si fa un progetto irriguo nazionale, un progetto di gestione di territorio nazionale, dove non si aspetta al Bellacchi perché lui c'ha la voglia, la volontà e lavora bene, piuttosto che nel consorzio di bonifica accanto, dove non ne vuole fregare di meno, va lì per andare a giro la ravatta, la borsetta e gliene frega niente del territorio, e quell'agricoltore rimarrà il solito disperato. Non ci può essere la volontà del singolo, del soggetto, a influire su una pluralità. Questo è il tema. I progetti devono essere centrali. Ci deve essere un sistema. Io vengo da una provincia dove ci insistono 6 consorzi di bonifica. 6, non uno, 6. Degli altri 4 hanno saputo l'esistenza
in questi giorni, perché ce l'ha raccontato Valentino, tra l'altro nel consorzio vi fa tripola anche qui. Ma questo è il tema. Allora, se quei consorzi di bonifica non hanno la stessa mentalità, io l'agricoltore con a piedi della Miata, quello che c'ha il Bellacchi c'ha più o meno le possibilità e trova la quadra, quell'altro non sa manco chi so gli interlocutori. Ma questa deve essere, e io penso sulla gestione dove siamo un po' più avanti, si può anche continuare in questa maniera facendo modo che i consorzi gestiscono, ma sulla parte irrigua o la Toscana su base nazionale ha la forza di fare un progetto irriguo o non se ne cava le gambe. E a me non mi sta mia bene che Grosseto faccia il 9, il 10, l'11, il 12, il 13, il 18 e Massa e Luca non c'hanno manco l'occhio per piangere. Per scelta, perché poi l'acqua magari ce l'avrebbero più che a Luca piuttosto che a Livorno o da altre parti. Dove la diga Umbra, noi paghiamo l'acqua, abbiamo utilizzato i nostri PSR per fare le canalizzazioni, e quello che succede è che poi alla fine l'unica cosa che interessa è averci un consigliere in più nel consiglio di amministrazione. Cioè, ragazzi, noi bisogna uscire da questi schemi da queste condizioni. L'abbiamo fatto male, abbiamo fatto poco, sì, è sempre poco quello che facciamo. È sempre poco, prima di tutto perché c'è da farne troppe. C'è da farne troppe. Cioè, oggi l'agricoltura è aggredita destra, sinistra, sopra, sotto e nel mezzo. Poi siamo in CIA, sappiamo anche noi, anche all'interno nostro, quanto ci siamo dovuti dedicare in questo periodo. C'è stato il Covid, ma l'acqua ce n'è bisogno anche col Covid, E guardate, l'acqua c'è una realtà assoluta, a prescindere dalle motivazioni per quale cambia, c'è un cambiamento climatico che a noi ci interessano, ma ce ne può anche fregare niente, perché alla fine questo cambia e siamo noi a doverci adeguare alla nuova temperatura, eccetera. Noi dell'acqua non è che possiamo fare una scelta da filosofi o così, da lungimiranti oppure da menefreghisti. A noi l'acqua ci vuole per andare avanti sulla qualità delle produzioni. La quantità ormai è quel tema lì, quel binomio quantità-acqua è superato da tempo. In Toscana, se si vuole continuare la qualità, dobbiamo averci l'acqua. E quindi io credo che la scelta sia innegabile. E qui il tempo zero di quel giorno è arrivato, anzi è passato da tempo, ma occorre iniziarlo ora. I nostri seminari stanno cercando di questo. Cioè, noi stiamo cercando di capire cosa la scienza ha a disposizione, e c'è tanta roba. C'è tanta roba, io veramente non immaginavo che ci fosse a disposizione una ricerca così puntuale, un po', insomma, me lo sarei aspettato, ma tutte queste cose vanno messe a terra, e ora non ci può essere più l'assessore del caso che va a fare populismo a destra o a sinistra piuttosto che a mettersi seduto, che stessero a Firenze tutti i giorni senza muoverci un giorno. Ci vado io a dire che sono stato il meglio assessore del mondo, ci vado. Se fanno le cose, lo sottoscrivo, mettetemi il foglio, che faccia la CIA o che faccia un'altra cosa, fa una campagna elettorale che nessuno se ne è mai immaginata. Ma questa politica subdola, che non ha senso ormai di esistere, deve superare il suo schema e deve andare avanti, anche perché se no le porte in via di peso si vede, insomma, una volta a destra, una volta a sinistra, qui non regge più niente. Ma ci immaginiamo che non Italia sa bisogno del clone di Draghi, perché se no la complessità di sistema non è stata capace a produrre un progetto, perché questo non dipenda da un singolo? Cioè, noi abbiamo bisogno della soggettività, perché la pluralità ha fallito ovunque e dappertutto. A noi ci vuole Draghi perché faccia il Presidente della Repubblica, ci vuole Draghi a fare il Presidente del Consiglio, ci vuole Draghi a fare il prossimo candidato di un partito che deve vincere per forza. Oh, ma a me Draghi mi sta anche simpatico, ma non ci si è capito niente. Grazie. Noi no, ma loro no.